allora, sulla scia delle immagini di copertina di queste due squadre, Epica Brindisi, Carpegna, Prosciutto, Pesaro, amiche e amici appassionati del grande basket, ben ritrovati su Eurosport 2 e Discovery Plus e benvenuti al Palapentastuglia da parte di Marco Arcari, Andrea Meneghin, ciao a tutti! Tredicesimo turno di Unipol SAI Serie A 2021-2022 con i padroni di casa ad affrontare la Carpegna Prosciutto Pesaro su un parquet intitolato a una leggenda della nostra pallacanestro Big Elio Pentastuglia e soprattutto per una partita che si pronuncia fondamentale anche in ottica Final Eight. Menego, che gara ti aspetti e soprattutto come si gestisce la pressione per entrambe le squadre? Ma mi aspetto una gara accesa, viva, anche perché Pesaro è in un ottimo momento, intanto con la situazione, quello che rimane alla giornata, insomma due partite, quella di oggi e quella di questa sera fra Treviso e ovviamente Brescia, brutte notizie per il Covid, stanno focolai, speriamo passi tutto nel più rapidamente possibile, un in bocca al lupo ovviamente a tutti i ragazzi. Una partita mi aspetto combattuta molto, Pesaro è un super momento, Brindisi così tanto sarà fatto dal controllo del ritmo. Sappiamo che Brindisi ama giocare una pallacanestro rapida, veloce, arresto tiro da tre punti, transizione, e Pesaro ultimamente nelle ultime tre giornate ha dimostrato di essere una difesa davvero tosta. L'ultima sconfitta con Reggio Emilia neanche la dimostrazione. Siccome abbiamo visto la classifica, Brindisi ovviamente col fatto, come hai già ricordato, del fatto che noi siamo gli Highlander un po' di questo turno di Santo Stefano, con le uniche due partite rimaste, le altre cancellate e rinviate a causa pandemia, Brindisi potrebbe agganciare a quota 16 punti la Dolomiti Energia Trentino in caso di successo oggi e staccare Allianz Pallacanestro Trieste e Gevi Napoli Basket, lasciandole a quota 14. Dall'altra parte invece Pesaro tenta l'impresa di arrivare nelle 8 con l'ottavo posto di Reggio Emilia, che a oggi dista solamente 4 lunghezze. Gli emiliani però in vantaggio anche nello scontro diretto grazie al buzzer beater che hai prontamente ricordato, realizzato da Osvaldo Solisevicius per il 72-69 maturato alla Vitrifrigo Arena domenica scorsa. Quarantesimo scontro diretto tra Brindisi e Pesaro, con la VL avanti 21-18 in termini di vittorie, anche se sul parquet brindisino a regnare per ora è l'equilibrio, infatti 10 successi per parte. Negli ultimi 5 incontri però ci sono stati solamente colpi esterni, 16-9 invece il computo dei successi in favore del prima inquadrato coach Luca Banchi nel duello a distanza ravvicinata con Frank Vitucci, tra loro anche due serie playoff, ma avremo modo di parlarne meglio e più diffusamente in corso di telecronaca nella prima pausa utile o durante un time out. Apriamo subito con la presentazione delle squadre dicendo che tra le file di Brindisi non ci sarà Nathan Adrian, che questa mattina ha palesato problemi durante l'allenamento, la rifinitura di questa mattina, problemi a una caviglia, quindi al suo posto in rotazione dentro Miles Carter. Ci sarà invece, ma vedremo quanto potrà essere utilizzato, Rafael Gaspardo, che era rimasto out per problemi alla schiena nell'ultima sfida di Basketball Champions League, invece tutti a disposizione per coach Luca Banchi. Da partita in settimana ovviamente l'eliminazione in Basketball Champions League da parte di Brindisi, partita male il primo quarto, ha dovuto recuperare, cercare di entrare in partita, è arrivata a meno 4 a pochi minuti dalla fine. Mini, il veterano con una bomba di tabella, un po' ha risolto la situazione, ha di fatto eliminato la squadra di Frank Vitucci che non è riuscita ad arrivare al play-in. Sicuramente sconfitta che pesa molto, e anche eliminazione che pesa, ma parleremo magari anche delle altre per quello che riguarda il cammino di Banco di Sardegna Sassari e Treviso. Ma adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa.
Amiche e amici appassionati del grande basket, ben ritrovati su Eurosport 2, oltre che Discovery Plus, Happy Casa Brindisi, Carpegna, Prosciutto, Pesaro. Questo è il roster a disposizione di coach Luca Banchi con Carlos Delfino e Tyreek Jones, ovviamente punte di diamante di questa squadra. Non compare, o meglio, compare, perdonatemi, in alto, numero 20, Donald Lamb, anche lui importantissimo in questo momento stagionale di Pesaro, una Carpegna che ha interrotto una striscia vincente di 3 successi consecutivi. Dall'altra parte invece l'Happy Casa Brindisi ha concluso una striscia di 4 sconfitte consecutive con la vittoria in overtime maturata contro Treviso, con un rocambolesco finale in cui ha visto rimontare alla squadra di coach Max Menetti ben 10 punti con un 10-0. Menego, anche la gestione dei parziali diventa importante in sfide come questa. Assolutamente, il fatto di cercare di tamponare il momento negativo da una parte o dall'altra del campo è fondamentale per rimanere attaccati, soprattutto quando si è in trasferta. Brindisi può ovviamente contare sull'apporto del pubblico, sempre caloroso, e quando giochi in casa è una spinta in più, un po' di adrenalina in più. Ovviamente bisogna essere concentrati su tutte quelle piccole situazioni, tante voci statistiche sia per Pesaro e per Brindisi abbastanza simili, a partire da rimbalzo. Non so, entrambe sono ottime rimbalziste, e oggi ovviamente quel controllo di quel pallone in più, di quella palla recuperata in più, può determinare ovviamente l'esito positivo di una gara. Hai parlato dei rimbalzi, parliamo anche di quelle che sono altre statistiche a livello di punti di fase offensiva. Si affrontano il quarto miglior campionato e il 15°, però la forbice è così ristretta di soli 5 punti che davvero anche le statistiche devono essere soppesate. Ci siamo persi il quintetto scelto da coach Frank Vitucci, che ovviamente con l'assenza forzata, come abbiamo già ricordato, di Nathan Adrian, che ha palesato problemi alla caviglia questa mattina, decide di lanciare in quintetto Mattia Udom, ed eccolo qua, Josh Perkins, Lucio Redivo, Jeremy Chappell, Nick Perkins e Mattia Udom al posto proprio di Nathan Adrian. Si accomoda in panchina, fuori dallo starting five, anche Rafael Gaspardo, che però ricordiamo è a disposizione dopo i problemi alla schiena avuti nell'ultima sfida di Basketball Champions League. Speriamo ovviamente per lo spettacolo di questa sfida di poterlo vedere. Dall'altra parte invece il quintetto scelto da coach Luca Banchi, Vince Sanford, Tyler Larson, Leonardo Demetrio, Carlos Delfino e ovviamente Tyreek Jones, che duello anche sotto i tabelloni, Menego, tra lui e Nick Perkins. Due ottimi giocatori, valutazioni altissime per entrambi, marcatore doc ovviamente Nick Perkins, secondo marcatore dell'LBA con 17 punti e mezzo di media partita. Intanto Giovanetti vicino e Vita a dirigere l'incontro, e Tyreek Jones invece viene da un periodo mica male, 4 doppie doppie consecutive, miglior rimbalzista dell'LBA con quasi 10 rimbalzi a partita, siamo a 9,6 per lui, secondo in valutazione, anche qui a cifra elevatissima, vicino al 20. Intanto in confronto statistico fra le due squadre, quarto posto in assoluto per Brindisi, una delle squadre migliori sotto il profilo dell'attacco per questa LBA. Dall'altra parte Pesaro in ripresa, perché sta migliorando anche con la metà campo offensiva, potete vedere recuperi molto bene Pesaro, e percentuali da 3 punti, quelli un po' troppo divaghe per la squadra di Luca Banchi, che ovviamente avendo percentuali un pelo più alte potrebbe sicuramente portare in maniera migliore con la vittoria. Hai parlato di percentuale del tiro pesante, e l'Happy Casa Brindisi è seconda in questa statistica con quasi il 38%. Anche qui però stiamo parlando di una squadra che va molto a corrente alternata, con un Josh Perkins appena inquadrato dalle nostre telecamere, chiamato al salto di qualità, non certo per quanto riguarda la sua produzione in termini di assist, lui che è il quarto assistant del campionato, ma a livello di produzione offensiva di punti, che sta trovando un po' di difficoltà in questa parte di stagione, Menego. Abituati anche forse alle guardie delle passate stagioni, insomma, di Angelo Harrison piuttosto che Adrian Banks qualche stagione fa, gente che aveva tantissimi punti nelle mani, e avere un giocatore che non segna così tanto, naturalmente per chi era abituato a quel tipo di esterno, può dare ovviamente qualche dire manca qualcosa. Alla fine poi sembra che Brindisi stia facendo un buon campionato nonostante quella striscia di sconfitte consecutive, però arrivate con un signore squadra. Certo, diciamo che erano abituati strabene anche coach Frank Vitucci e tutto il pubblico del Pala Pentastuglia. Pala Pentastuglia pronto alla prima e unica palla 2 di questa sfida, la conquista subito la Carpegna Prosciutto Pesaro, che allora si affida a Tyreek Jones a giocare fuori per Leonardo Demetrio. Attenzione al taglio dal lato debole di Carlos Delfino, che vorrebbe ricevere, riceve invece Sanford, poi è uno contro uno con Redivo, fuori per Tyler Larson, anche lui in quintetto, 6 secondi per chiudere il possesso. Gioco 2 perfetto come sempre per Tyreek Jones, lo scarico in extra pass nell'angolo, la bomba subito a bersaglio di Leonardo Demetrio, coinvolti tutti soprattutto sullo scarico centrale, poi arriva l'ottima lettura, lo scarico non precisissimo,
ma un buonissimo attacco per Pesaro per aprire bene l'incontro. La risposta, la prima per questa sfida per l'Happy Pesaro, Brindisi non c'è perché vuole andare fino in fondo, lascia però due punti sul primo ferro, rimbalzone di Derrick Jones. Allora Delfino è già dall'altra parte, vorrebbe giocare a due col proprio centro, non c'è spazio, chiude il palleggio, va fuori da Demetrio nuovamente per il post spalle a canestro, a sfruttare anche il mismatch fisico, tirare sulla testa di Perkins, non va però a bersaglio la conclusione di Delfino. Non trova il tabellone come avrebbe voluto, anche quando voleva la mano per lui, adesso sta un po' stracciando, stiracchiando la mano colpita da quell'intervento lì, un po' sbasso, molto bene ad avvicinarsi, a controllare il, guardando il centro dell'area, tenendo sempre vivo il palleggio, poi un po' angolato nella maniera sbagliata l'appoggio al tabellone, poi è arrivato il cross. Stracciando lo faccia mettere sulla Treccani, te lo dico meglio. Per forza. Ad allungare un po' la mano. Era bello strecciando. Perkins intanto si gira, tira letteralmente sulla testa di un avversario, scrive due comodi e sblocca l'attacco dei padroni di casa. Ovviamente punto di riferimento in attacco per Brindisi, parte subito bene, un canestro difficile, però per lui nulla è di. Due dei migliori centri, lo abbiamo detto in apertura di telecronaca, Nick Perkins e Derrick Jones. Pesaro con la risposta affidata a Larson, vuole alzare la parabola, trova il canestro, trova anche il fallo subito, allora potenziale 2-1 per Tyler Larson. Il ritardo nel chiudere, soprattutto nel dare la corsia centrale, già la seconda volta che viene concesso il centro, buonissimo il palleggio all'arresto, soprattutto ad aspettare il contatto con Josh Perkins, il quale non riesce a frenare l'impeto, già il braccio destro appoggiato sulla schiena e poi anche il contatto col petto. Giustamente Larson butta sulla palla, il tabellone gli dà una mano, gioco da tre punti, arrivato. Un giocatore che sta viaggiando con oltre il 70% a cronometro fermo, come vedete dalla grafica. Allora adesso sono già 4 le lunghezze di vantaggio accumulate alla squadra di coach Luca Banchi. La risposta di Brindisi Corredivo, che vuole andare fino in fondo, si appoggia al tabellone, grande giocata, ma anche mezza autostrada per lui. Al posto di uscire subito butta giù la palla e capisce che il difensore è rimasto dietro, quindi ovviamente va a chiudere il tabellone, appoggiandosi al tabellone. Bella giocata. Delfino sempre spalle a canestro, ribaltamento visionario per Demetrio, adesso la palla per Tyreek Jones, vuole esplorare l'uno contro uno su Nick Perkins, incolla perfettamente il perno e poi mano elegante per trovarne altri due. Controllo del corpo eccezionale, miglior tiratore anche da due punti e del campionato, 61,6%, e poi ottimo passo di crucio per me. Redivo vuole andare ancora una volta fino in fondo, trova il fallo, saranno due tiri liberi concessi qui da Vince Sanford. È il primo fallo personale, primo di squadra anche per la Carpegna Prosciutto. Redivo sta mettendo in difficoltà un po' la difesa di Sanford, anche qui costretto a rincorrere, prima smanacciata andata non a buon fine, la seconda invece conclude l'opera, batte il numero 12 dell'Epi Casa Brindisi. Ritardo, bravo Redivo a capire qual è il momento giusto per attaccare il proprio avversario e portare a casa punti importanti per l'Epi Casa. Con Lucio Redivo che dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori per parte di questa stagione, avendo giocato solamente 7 delle 12 gare fin qui disputate, sta comunque offrendo alla causa di coach Frank Vitucci quasi 7 punti di media con 2 rimbalzi e appunto 5 assist, numeri molto molto interessanti. Lui che è tiratore anche dotato di exploit importanti, lo ha già fatto vedere in questa stagione. Ma 2 su 2 intanto a cronometro fermo. Tuo pupillo Menego, ti sento che... No, in questa stagione ha dato una mano enorme all'Epicasa. Poi sfortunatamente quello. Davvero che ne ha frenato un bel po' anche la crescita a livello di nuovo campionato e di conoscenza degli avversari. Intanto qui sbaglia il giro e tiro Vince Sanford e allora esce dalla lotta a rimbalzo vincitore Josh Perkins, lui che ricordiamo è quarto miglior assistman per la Serie A, si prende la tripla dal palleggio, non la manda a bersaglio, poi c'è un fallo sotto il canestro. Sì, Carlos Delfino spinge Mattia Udom nel tentativo di tagliarlo fuori, si accorge lo stesso Carlos dell'errore, quindi voglio vedere l'errore di Sanford e il controllo a rimbalzo. 4 giocatori dell'Epi Casa, e qui la spinta di Delfino che si vede, non si vede, anzi, la mano sulla schiena, abbastanza evidente durante la partita. È il secondo fallo di squadra per la Carpegna Prosciutto, mancano 5 secondi per chiudere questo possesso per Brindisi. Zanelli, lui che è uno dei migliori tiratori da 3 del campionato, scusatemi, Redivo, lui che è uno dei migliori tiratori da 3 del campionato, manda a bersaglio anche questa bomba. Allora allunga l'Epi Casa col primo vantaggio, la risposta di Pesaro subito con Demetrio, gioco profondo, ne scrive due comodi il 77-71 brasiliano. Anche perché sull'uscita un po' di confusione sui cambi, poca comunicazione, basta un passaggio semplicissimo per arrivare a fare un tiro ad altissima percentuale in mezzo all'area.
Ancora Redivo, sempre lui nel vivo del gioco dell'Happy Casa, vuole sfruttare il blocco di Perkins che poi rolla verso canestro, c'è spazio per servirlo, ma il ribaltamento va da Josh Perkins che si prende un altro arresto di tiro, non lo manda a bersaglio. Udom però meglio di tutti a rimbalzo, altra bomba di Redivo dalla punta e altro canestro. Insomma, bello carico, già lì quando ha preso la palla ha attaccato immediatamente nelle prime azioni, adesso ha scaldato anche la mano da fuori. Altra tripla e più due per l'Happy Casa. Sta tirando anche molto bene da tre punti, ovviamente le due bombe tutte di Lucio Redivo. La risposta di Pesaro affidata a Carlos Delfino che vuole giocare a due con Derrick Jones. 6 secondi però per chiudere il possesso, congestiona bene il pitturato l'Happy Casa e allora matura una palla persa con Josh Perkins che può spingere la transizione, su di lui spende un fallo la difesa di Pesaro, è il terzo di squadra. Portato benissimo il raddoppio in post basso contro Derrick Jones, nessuno scende in angolo, oppure scende in angolo, scusate, per dare una linea di passaggio al compagno di squadra. Secondo Mattia Udom ancora una volta molto bene con le mani a intercettare, a deviare il pallone, a farlo su in due tempi. E dall'altra parte subito la voglia di andare immediatamente a canestro da parte delle persone. Tre falli di squadra per gli ospiti, uno solo speso dall'Happy Casa. Perkins ha nella sua parete anche la freccia del tiro da tre, poi decide però di penetrare e scaricare per Mattia Udom e allora fate tre in fila per le triple realizzate dall'Happy Casa Perkins. 37,9% per l'Happy Casa in stagione da tre punti, costruita bene, perché si gioca uno contro uno, richiama l'aiuto dal lato forte e semplice la giocata. La risposta di Pesaro sempre dalle mani, passando per le mani di Carlos Delfino che alza il lock per l'alley-oop, uno dei tanti ci auguriamo per lo spettacolo di questa sfida di Derrick Jones. Intanto Banchi continua a invitare i suoi ad andare avanti con l'esecuzione, che il Brindisi a un certo punto si perde un po' l'uomo, quindi fa dire si è creato il vantaggio per l'alzata, difficile andare a giocare a quell'altezza per la difesa di Brindisi. Qui rotazioni che premiano la tripla di Ceppoli, imbeccata ancora benissimo da parte di Nick Perkins, poi l'ultimo tocco Matteo Udom lo vorrebbe a propria disposizione, probabilmente è di una maglia bianco-blu dei padroni di casa, allora rimessa a disposizione della Carpegna Prosciutto. Anche lo stesso Vitucci a dire qualcosa in maniera gentile ed educata come sempre, però la palla rimane a Pesaro, il quale sfrutta benissimo il ritardo e la deconcentrazione da parte di Josh Perkins. Falle canestro, molto bene a distendersi in contropiede, praticamente una corsia centrale completamente vuota, e per tagliarlo uno scherzo da fare il colpo. È il secondo gioco da tre punti potenziale per l'ex, tra le altre anche Varese, lui che in stagione sta viaggiando a 8.5 punti di media e 3 rimbalzi. Intanto va a prendersi i 5 dei compagni in panchina, anche un po' di riposo Josh Perkins. Vediamo come se la caverà Tyler Larson col tiro libero a sua disposizione. Va corto ma Ferro e Tabellone lo premiano, allora nuova parità a quota 15. Ottime scelte, insomma, quello che concede la difesa, Pesaro attacca immediatamente, fa un po' più fatica a Brindisi a trovare la via del canestro. Brindisi che adesso sbaglia, un altro arresto di tiro, allora domina come sempre sotto i tabelloni Derrick Jones, c'è spazio anche per Matteo Tambone sul parquet, lo vedete, parte alta dei teleschermi, lato forte, con le scarpe gialle inconfondibili, come c'è spazio anche per Carlitos Delfino che trova un altro potenziale gioco da tre punti, nuovo 2-1 e nuovo vantaggio per la Carpegna Prosciutto. La capacità di mettere giù la palla, puntare uno contro uno e di arrivare al ferro, se non con un passaggio, con una penetrazione diretta, qui si stacca, praticamente Derrick Jones è bravo a portare via l'aiuto del lungo, in questo caso di Perkins. Chappell si fida proprio di quell'aiuto, ovviamente non arrivando, è praticamente uno scherzo per Carlos Delfino segnare e subire il fallo. Fuori intanto anche Leonardo Demetrio e dentro allora Simone Zanotti che almeno nelle partite che ho avuto l'onore di commentare di Pesaro sta facendo davvero le pentole e anche i coperchi, perché è un giocatore che è fondamentale anche nella sua capacità di aprire il campo e di tirare da oltre l'arco dei 6,75. Intanto Delfino allunga col libero supplementare a disposizione, porta a più 3 la squadra di coach Luca Banchi. Perkins vorrebbe giocare l'uno contro uno su Derrick Jones, lo fa saltare ma poi ha chiuso il palleggio troppo in anticipo, allora adesso gli viene riaffidato il possesso, raddoppia su di lui Larson, poi tira lo stesso Perkins sulla testa di Derrick Jones e scrive altri 2. Mamma mia, complicatissimo, anche perché difende benissimo, insomma sta davanti a lui Jones, più bravo, segna, poco da fare per la difesa, tutto il talento dell'attaccante. Delfino vorrebbe il blocco proprio di Derrick Jones, su di lui lo show profondo da parte di Perkins che poi torna in single coverage sullo stesso Derrick Jones. Tambone allora decide di attaccare in uno contro uno, stavolta non è fortunata la penetrazione di mano mancina del numero 15 e la rimessa dovrebbe premiare l'Happy Casa per lo sconforto di Tyler Larson. Mi sembrava fosse di Pesaro la rimessa, invece Perkins va via zitto zitto e 4-4. Andiamo a rivedere una sbagliata con lo stesso Perkins che la butta a metà campo. Sorpresi tutti quanti.
però maschera di sale e si è portata a casa una rimessa importante. Esperienza anche questa. Tutta esperienza. Ribaltamento per Mattia Udom che ha sbagliato la prima tripla. Questa si fa pregare e la manda invece al bersaglio. Allora, nuovo vantaggio per l'Happy Casa sul 20-18. Anche qui con la fiducia. Circolazione, non c'è nessuno davanti a lui. 2 su 2 da 3 per Mattia Udom. Buonissima la, come sempre la sua presenza è confortante e produttiva. Pesaro allora con un possesso che è diventato abbastanza complicato. Tyler Larson vuole prendersi la tripla, lo fa ma non la manda a bersaglio. Allora rimbalzo conquistato da Rafael Gaspardo, c'è spazio anche per lui sul parquet. Passaggio visionario da parte di Redivo per Nick Perkins, il quale tiene vivo il possesso per ribaltamento. Lui li ha questi colpi nell'angolo proprio per Gaspardo, una tripla però che vede a malapena il primo ferro. Delfino si alza e spara dopo aver ricevuto subito catch and shoot per l'82 di Pesaro, non manda a bersaglio nemmeno questa. Allora momento un po' di stanca con tanti errori al tiro. Vediamo Zanelli come saprà comportarsi qui, offre una nuova tripla a Perkins che la prende dal palleggio, non manda a bersaglio nemmeno questa. Gaspardo meglio di tutti a rimbalzo, poi grande lettura di Zanelli che vede solo, solissimo Nick Perkins, canestro è buono. E allora altro potenziale in gioco da tre punti, partita davvero che adesso sta vivendo di tanti 2-1. Rimbalzi in attacco, siamo al terzo per Brindisi, gestito anche questo in maniera eccellente. Zanelli va di altruismo, vede un compagno meglio piazzato e con un mismatch favorevole. Ma Perkins è un altro che tira molto bene da due, vantaggio nel portare a casa anche falle canestro e un mismatch ovviamente va servito immediatamente. Perkins caldo, sa già che il canestro è valido, vuole anche portare a casa il libero supplementare. Clark in campo per voi, per Redivo. Questa è una prestazione ovviamente di Lucio Redivo, iniziato a martellare il campo. 10 punti già per lui, 2 su 2 da 3 punti, 2 su 2 liberi e 1 su 2 da 2 punti. Numeri davvero importanti per Lucio Redivo, quasi il 50% della produzione offensiva dell'Happy Casa arriva e deriva dalle sue mani. Ci sono anche 6 per Mattia Udom, perfetto, da 3,6,75 e 6 per Nick Perkins, il quale però potrebbe allungare il proprio bottino personale mandando a bersaglio questo libero supplementare dopo il fallo di Matteo Tambone. E prontamente lo fa, e allora più 5, massimo vantaggio per i padroni di casa. Persi un forse un problema al cronometro, quantomeno. Sì, Guido Giovannetti al tavolo per rivedere qualcosa. Consultazione. Sostanzialmente non so se sia partito prima il cronometro. Sembra di vedere ovviamente all'instant replay. Vuole avvalersi della tecnologia per capire cosa è successo. Ma probabilmente non è un problema di tempo. Discrepanza, dici, tra i due cronometri. No, più che 24, magari è stato fatto partire il tempo prima del... Sì, sì, quello di gara. Sì. Beh, ok che sono feste, però non puoi avvalerti della tecnologia, già che ce l'hai, ce l'abbiamo, vediamola, no? Assolutamente, assolutamente. Tanto andare a vedere anche le percentuali intanto delle due squadre. Tempo 3:26, andiamo a vedere qua che l'ultima tripla di Mattia Udom sulla, e qui l'alzata di Carlo Stefino ovviamente per Derrick Johnson, non scherzo per lui andare a schiacciare questo pallone. Le due squadre stanno tirando anche abbastanza bene, Brindisi 4 su 7 da 2, 4 su 8 soprattutto da 3 punti, già 8 rimbalzi per la squadra di casa. Dall'altra parte spicca il 6 su 9 di Pesaro da 2 su 3 invece da 3,6,75, pare essere tornato tutto nel migliore dei modi, riciclato, rigenerato diciamo il cronometro di gara di 11 secondi, perché se ti ricordi erano 2,08, adesso è diventato 2,19 e quindi ha fatto bene Guido Giovannetti a fermare il gioco e a rimettere sul cronometro 11 secondi in più. Tyler Larson in palleggio, fuori per Simone Zanotti, c'è spazio anche per Daron Lamb, lo vedete adesso in possesso di sfera. Derrick Jones ovviamente sempre accoppiato con Nick Perkins, Lamb si prende la tripla, non la manda a bersaglio, lungo il suo tentativo a rimbalzo meglio di tutti Wes Clark. Sì, un po' forzato il tiro da parte di Lamb, poteva sicuramente anche buttare giù la palla e provare una penetrazione sulla linea di fondo, invece si è fidato del suo arresto. Un giocatore che comunque in stagione sta viaggiando oltre il 57% da tre punti, quindi i numeri
anche importantissimi. Sbaglia il tiro anche Nick Perkins, il primo di questa sua serata, lui che era 3 su 3 da due punti, e si prende il fallo Tyler Larson. Prova a aspettare il momento giusto per attaccare Zanelli ancora una volta sul centro, tiene il palleggio con la mano destra, poi cambio di mano e accelerazione improvvisa. Usare le maniere forti per fermare l'avversario. L'esitazione proprio a sbilanciare l'esterno di Rempicasa. È il primo fallo, prima infrazione personale per Alessandro Zanelli, il quarto di squadra per l'Epicasa che esaurisce adesso il bonus, l'aveva già esaurito invece Pesaro, Pesaro che adesso esegue la rimessa con Moretti, lui che viene dal Cariraghi in Serie A contro la Unotels Reggio Emilia, che ovviamente vorrà dare continuità a quella prestazione, come continuità la vuole dare Donald Lamb, che si prende un'imperiale linea di fondo, si lamenta Zanelli, ma intanto sono due per il numero 20 biancorosso. Credo per un'infrazione di passi, gli avrà curato il piede perno, ovviamente sulla partenza linea di fondo l'ha alzato senza problemi. Ovviamente un vantaggio incredibile per l'attaccante. La risposta di Brindisi quando manca poco più di un minuto al termine di un bel primo quarto caratterizzato da punteggio elevato. Zanotti per un attimo perde la maniglia, però gli dà una mano lo stesso Lamb a concretizzare il rimbalzo difensivo, poi Zanotti spaziato bene nell'angolo per la tripla, armato da un compagno, la manda a bersaglio. Simone Zanotti fatto molto ma molto bene, soprattutto la transizione dal rimbalzo, spaziato molto bene Pesaro, un ribaltamento, passaggio in angolo a giocare sul rientro abbastanza pigro da parte di Nick Perkins. Zanotti pulisce senza pietà dall'angolo, pareggio e ovviamente time out per Frank Lucci. Uno Zanotti che in stagione sta viaggiando al 41% da oltre l'arco di 6,75, che si conferma davvero in stato di grazia per quello che riguarda il tiro da tre punti, lui che in carriera vanta un primato personale di 23 punti realizzati contro Trieste il 18 aprile del 2021, ma che anche in questa stagione si è dimostrato, lo ribadisco, molto molto importante per lo scacchiere a disposizione di coach Luca Banchi, come molto importante è Mattia Udom fin qui nella serata. 6 punti col 2 su 2 da oltre l'arco di 6,75, 10 di valutazione, solo Lucio Redivo fa meglio di lui in termini valutativi finora. Insomma, giocatori che poi piano piano dico prendono fiducia, però diventano protagonisti. Zanotti lo sta dimostrando partita dopo partita quanto è utile, quanto è importante per Pesaro. Dimostrazione sull'ultima giocata, sulla tripla, sull'affidabilità che dà, sui rimbalzi, sulla difesa. Cresce sempre, la cosa bella è la crescita continua, cioè non fermarsi, diventare sempre più utile e fare tante cose in più. Ovviamente qualcuno anche la prima volta che era stato preso non è che fosse particolarmente entusiasta, invece poi ha dimostrato Simone di essere davvero un signor giocatore. Assolutamente, come signor giocatore è Alessandro Zanelli, quinto miglior realizzatore da oltre l'arco di 6,75 finora in campionato, però anche il grande playmaker di valore aggiunto per l'Epicasa. Qui va a prendersi un fallo da parte di Moretti, poi si prende un colpo involontario da parte del qui inquadrato numero 6. Energia da parte di entrambi, vuole passare Moretti, Zanelli ha un buon braccio per tenere lontano il numero 7 della Carpegna Prosciutto. Come Pesaro ovviamente ha esaurito il bonus dei falli, sono due tiri liberi per Alessandro Zanelli. Zanelli che in stagione sta viaggiando, come avete visto dalla grafica, al 75% dalla linea della carità. E però in questo viaggio in lunetta fa 2 su 2, perfetto, a cronometro fermo, nel cambio per coach Frank Vitucci. Va a riposare un Nick Perkins fondamentale anche in questo primo quarto, come nel corso di tutta la stagione fin qui disputata con la maglia dell'Epicasa. Moretti a superare la metà campo, discrepanza di circa 16 secondi tra il cronometro di gara e quello dei 24, allora un possesso per parte, se Moretti non avesse buttato via questa sfera, ma così è. Si lamenta con Zanotti, ma l'errore ovviamente di Moretti, la palla l'ha passata lui. Si è allargato, non è andato incontro al pallone. Seconda palla persa per peso. Ripeto, l'errore è sempre di chi passa. Qui ovviamente nuova rimessa a disposizione dei padroni di casa. 2 le palle perse per la Carpegna Prosciutto, 0 invece per Brindisi. Statistica molto molto interessante, considerando che Brindisi era 14esima per palle perse prima di questa uscita, con oltre 13,5 di media, e quindi anche il fatto di limitare le palle perse oltre ad aver trovato ottima continuità nel tiro pesante, cosa che magari era mancata in alcune partite, sicuramente può aiutare la squadra di coach Frank Vitucci. Qui invece Luca Banchi ha colloquio con uno dei suoi,
E allora si può riprendere con la rimessa affidata a Mattia Udom. L'uscita di Zanelli non viene servito, però al numero 6 deve ovviamente andare lungo perché stanno scadendo i 5 secondi. Qua un po' di show troppo profondo e allora gioco da ragazzi per Lugano, mandare a bersaglio due punti e allungare sul 27-23, ultimo possesso a disposizione per la Carpegna Prosciutto, probabilmente ultimo possesso anche di questo bel primo quarto. 27 per Fede, 23 invece per chi attacca Moretti, vorrebbe il blocco di Zanotti che arriva, però mezzo roll da parte del numero 41 in emergenza, allora proprio sotto da Zanotti che trova una posizione molto profonda e scrive il 27-25 proprio a fil di sirena. Giocata benissimo, non bene, anche perché aspettano il momento giusto per servire la palla. Ulaneo poteva fare qualcosa di più in aiuto, invece la palla arriva comodamente in mezzo all'area, si gira sul piede perno. E un gran canestro per Simone Zanotti sotto l'assist ovviamente di Moretti. E allora dopo 10 minuti di una bellissima partita, almeno fin qui, al Palapenta sugli Epi, Casa Brindisi 27, Carpegna Prosciutto Pesaro 25. Qua vedete il confronto a livello statistico, 66% abbondante per Pesaro da due punti, 50% spaccato da tre per Brindisi. E allora amiche, amici appassionati del grande basket, ben ritrovati anche su Eurosport 2 oltre che Discovery Plus. E allora primo quarto che è andato in archivio con l'Epi Casa Brindisi avanti di due lunghezze, 27-25 sulla Carpegna Prosciutto Pesaro, un primo quarto caratterizzato da attacchi davvero davvero importanti con ottime percentuali al tiro da due punti per Pesaro, da tre punti invece per Brindisi. Brindisi che qui commette il primo turnover di serata col fallo in attacco speso da Wes Clark. Moretti si ha una buonissima posizione e aspetta che Clark abbassi la spalla per andare contro il suo petto. Qui secondo me la chiamata è corretta. Moretti ha una buonissima posizione, Clark lo punta, va proprio a centrare il petto dello stesso Moretti, il quale non fa altro che assorbire il contatto, finire a terra e portare a casa il punto. Lo stesso Moretti a condurre la transizione offensiva e il primo possesso offensivo per la Carpegna Prosciutto in questo secondo quarto. Altro fallo in attacco, e allora fallo in attacco da una parte, fallo in attacco anche dall'altra, sono due turnover per entrambe le squadre. Si blocca settato ovviamente in maniera irregolare anche in movimento, si vede nettamente la mezza spallata. Qui stare fermo e aspettare l'avversario proprio va a cercarlo, anche se abbastanza fiscale la chiamata, però c'è quel leggero movimento verso proprio il difensore, semplice anche per l'arbitro. Coach Luca Banchi che non ha preso per niente bene, come avete visto nella parte alta dei teleschermi, la chiamata arbitrale. Prende decisamente invece meglio questa scelta perché arriva un fallo antisportivo fischiato probabilmente per il tentativo di contropiede da parte di Vince Hanford. Sì, sulla palla persa ovviamente si è tuffato per fermare la ripartenza dell'avversario. Immediatamente la chiamata è arrivata senza pensarci un attimo, di palla antisportivo. Non so se ora ci sarà l'intenzione di andare a rivedere se può essere derubricato oppure confermata la decisione nel momento di gioco. Sicuramente
Menego profeta in patria proprio, perché qua lo so che ti piace la tecnologia e lo volevi questo momento di ausilio tecnologico, lo so. Questi 20 minuti di andare a rivedere le immagini per capire se è antisportivo oppure no. Tanto manchi a dare direzioni, a indicazioni ai propri giocatori. Sarebbe il primo fallo personale per Wes Clark, il secondo di squadra che rimane comunque per l'FC Casa Brindisi, però da vedere se la scelta sarà quella, appunto, come dicevi giustamente tu, di derubricare il fallo, di confermare l'infrazione antisportiva. Nel caso, due tiri liberi per Vince Sanford e il possesso ovviamente a disposizione per la formazione ospite. Beh dai, meno dei 20 minuti che avevi pronosticato, scelta facile per l'inquadrato Guido Giovannetti. Qua ovviamente hanno inquadrato l'arbitro sbagliato. Luca Bacchi ovviamente non commenta, non dice nulla. Non voglio neanche sapere. Secondo ovviamente Bacchi era fallo antisportivo. Non abbiamo visto l'immagine, se si era aggrappato al braccio o se aveva cercato di giocare la palla. Ovviamente diventa difficile capire la decisione arbitrale. Ovviamente le immagini le hanno viste loro. Da cosa è successo in campo, sembrava che Clark si fosse tuffato per andare a cercare la palla, poi se si sia aggrappato al braccio o abbia trovato la palla, questo non ve lo so dire perché l'immagine non era chiara. E allora, semplice rimessa e fallo di gioco per lo stesso Wes Clark su Vince Sanford, che adesso riceve da Davide Moretti, vuole giocare con Donald Lamb. Questo è il backcourt scelto da coach Luca Banchi, alza la parabola ed è anche fortunato con il rimbalzo sul primo ferro lo stesso Donald Lamb. Sempre con quell'esitazione e poi quella ripartenza, gran canestro, perché non faccio, non manca sempre quell'aiuto sulla linea di fondo che darebbe molta più sicurezza alla difesa di Brindisi. Visconti intanto lascia sul primo ferro un floater di Juan Carlos Navarriana a memoria, non riesce però a trovare i due punti pesanti, ci prova invece Davide Moretti che esplora nuovamente la linea di fondo, arma la mano di Doron Lamb, non va a bersaglio stavolta la tripla del numero 20. Lavora benissimo l'Italia fuori ovviamente Nick Perkins, lontano Jones, e anche la difesa su quella penetrazione ruota bene, rimane col proprio uomo e prende un tiro con la spalla. Gaspardo è rientrato stasera, va a commettere però falli in attacco, aveva preso benissimo posizione Tarik Jones, che poi prende però anche un colpo durissimo. Sì, perché Gaspardo ovviamente inizia il proprio terzo tempo, sale, secondo me tira anche una, dico una ginocchiata in pancia, ma va a colpire. Sì, la ginocchiata in pancia. È andata tutto sommato anche abbastanza bene, gli addominali erano pronti. Insomma, la posizione è perfetta, lo scarico un po' meno, soprattutto ovviamente il controllo del corpo, arresto di forza lì per mantenere l'equilibrio e non andare a sfondare. È il terzo fallo di squadra per la squadra del cui inquadrato coach Frank Vitucci, tre anche le palle perse sono lievitate in questo minuto e 40 di seconda frazione dopo le 0 del primo quarto, insolito per una squadra che ne perdeva comunque molte ma che aveva lavorato davvero bene in attacco, lavora molto bene Moretti che poi cerca un extra pass con lo scarico, il bounce pass per Tarik Jones, c'è però un'infrazione di piede da parte dell'FC Casa. C'è sempre la facilità di arrivare in mezzo all'area, che qui Moretti fa il terzo tempo che è una giocata semplice adesso per il centro per prendere il tempo e per togliere ovviamente la possibilità di tiro e di passaggio, perché Schi lavora bene, mano sinistra alzata e l'altra lavora sulla linea di passaggio, quindi lo stesso Moretti che quasi arriva al punto. Moretti avrebbe voluto l'infrazione di piede, non è stata però confermata, viene invece però dato il fallo sul tiro da parte di Doron Lamb, una immagine davvero che vale più di mille parole. Quindi cosa ho fatto? Grande, sempre fantastico quando ripiscono un pallo che secondo lui non c'è. Andiamo a rivedere qui il replay. Beh, sostanzialmente non ha tutti i torti, magari col piede va a toccare uno contro uno, che forse non si riesce a vedere se c'è un contatto nella parte inferiore. C'è anche questa tendenza da parte dei tiratori ovviamente di buttarsi indietro, di lasciarsi cadere in maniera non traumatica per le proprie caviglie, perché spesso il difensore arriva sotto per contrastare e c'è la possibilità che arrivi la scavigliata in quella giocata, e quindi l'attaccante giustamente anche si lascia cadere in quel modo. Secondo me Cerpe è avanzato un po' troppo andando anche in quadro del ciclo di Lamb. Intanto lo stesso Lamb fa questo 2 cronometro fermo e la notizia che farà sicuramente felice coach Frank Vitucci, il fatto che Jeremy Chadwell è a quota 2 falli personali e Brindisi non segna da oltre, o meglio quasi 2 minuti e mezzo, diventano oltre adesso, con Nick Perkins che vuole andare da Visconti, si va adesso da Chadwell su di lui a difendere in uno contro uno proprio Doron Lamb. Perkins
Chapman ritrova la sfera, però viene letteralmente cancellato dalla muraglia biancorossa. Lembra già dall'altra parte, bounce pass per Demetrio che prova col reverse ma non riesce a trovare la via del canestro. Qua chiede l'intervento degli Standard Bay, non si può, solo gli ultimi due minuti del quarto quarto e eventualmente nel supplementare. La giocata non riesce ad andare a chiudere bene, va un po' troppo lungo. Posso andare verso l'alto, va verso l'esterno, quindi non ha la spinta necessaria, doveva essere bravo a compensare col polso, a spingere meglio col polso destro per trovare quel canestro. Gli arbitri abbastanza sicurissimi sulla segnazione della rimessa. Sai che però non aveva tutti i torti Derrick Jones vedendo il replay a disposizione? Sembrava. Beh, vedendo, ricordandosi anche la giocata di questo signore a un certo punto che aveva smanacciato fuori il rimbalzo lanciando la palla a metà campo. E facendo finta di niente con una signorilità incredibile. è quello il trucco, sai, il segreto è quello lì. Per finta di nulla, no, hai ragione, bravo, gran chiamata. Qui la sostituzione perché Perkins probabilmente è stato, perde sangue, ha un piccolo grafo, quindi deve essere medicato. Intanto 29 Carpegna Prosciutto, 27 per l'Happy Casa Brindisi, che adesso proverà ad accorciare le distanze se non a riallungare in caso di tripla avversario. Visconti con Ale Zanelli, Jeremy Chappell, Mattia Udom e Rafael Gaspardo. Lo stesso Udom vuole andare a schiacciare, ci mette una mano a Leonardo Demetrio, però in modo falloso. Allora saranno due tiri liberi per il numero 22 qua in quadrato. Si addormenta la difesa della Carpegna Prosciutto, molto bene davvero la lettura una volta da parte di Zanelli, prova Gaspardo, Udom, il quale anche lui non manca la qualità del salto. Gaspardo e Udom sono due atleti pazzeschi. In queste situazioni ovviamente l'idea di andare su a schiacciare, di andare a portare a casa il ferro è la cosa migliore. Fallo comunque speso bene, parte di Demetrio, il primo libero di Mattia esce. Fuori anche il secondo. Anche il secondo. E allora 0 su 2 per il numero 22 dell'Happy Casa. È un fallo davvero speso bene, se no sarebbero stati due comodi anche giocata da highlights per Mattia Udom. Demetrio. Che ne avevamo bisogno. Sì, ne avremo molto bisogno, infatti dopo faremo l'endorsement sul Basket Zone, non ti preoccupare, Menico. Per farti diventare un influencer, questo e altro. Intanto potenziale 2 più 1 per Davide Moretti. Che forse però non si vede riconosciuto il canestro valido. Bisogna vedere se il fallo qui è stato chiamato, ovviamente sarà stato chiamato prima sul penultimo palleggio ovviamente di Davide Moretti. Il canestro sono due tiri anche perché sì, l'Happy Casa ha esaurito il bonus dei falli. Manda a bersaglio il primo personale a disposizione Davide Moretti, allora Pesaro che allunga un possesso pieno di vantaggio sul 27 a 30, non gli è stato però riconosciuto il potenziale 2 più 1. Fallo è avvenuto prima, sì, cioè, secondo fischio leggermente in ritardo sulla partenza. Moretti ha subito un colpo da parte di Riccardo Visconti, ovviamente l'arbitro non ha valutato il movimento continuo da parte di Davide Moretti. Adesso però non solo emorragia a livello offensivo con Brindisi che non segna da quasi 3 minuti e mezzo, ma anche problemi in fase difensiva perché ha esaurito il bonus falli di squadra. Quando mancano 6 minuti e 55 secondi ogni fallo successivo, la Carpegna Prosciutto potrà beneficiare di almeno due tiri liberi. Qua Davide Moretti col primo fallo di serata e coach Banchi rimanda sul parquet Elliott Larson. Parte in ritardo in difesa, dovrebbe passare sopra con Zanelli, il quale è bravo a sbilanciarlo e poi a infilarlo col suo primo passo. Zanelli ha due gambe potentissime, lo ha dimostrato in questa azione, e Johnson un po' troppo indietro, quindi il vantaggio per il numero 6 dell'Happy Casa è abbastanza difficile. Perkins riceve direttamente da rimessa da parte di Zanelli, non trova il 2 più 1, troverà però due tiri liberi per il fallo del quinquadrato Leonardo Demetrio. Non funziona al lato debole, poco attento e non si è staccato nella maniera giusta, soprattutto anche Jones, credo. Va un po' a farfalle su quell'uscita, Demetrio si stacca, arriva in ritardo. Deve essere già lì in mezzo all'area a far tentare un passaggio skip alla difesa. Proprio perché sa andare oltre le linee dei tre punti, poi scattare ovviamente in mezzo all'area per dare una linea di passaggio al compagno di squadra. Perkins che anche stasera si conferma presente in ufficio, 7 punti, 2 rimbalzi e un assist, fin qui 10 di valutazione per lui, con 3 su 4 da 2 punti. Ecco la grafica che ce lo ricorda prontamente, vediamo come se la caverà col primo personale a disposizione, cortissimo sul primo ferro. Lui che sta viaggiando al 70% scarso a cronometro fermo, non ha sicuramente nel tiro libero uno dei punti di forza, ma non è nemmeno un così scarso tiratore di tiri liberi e fa prontamente 1 su 2. Vabbè, tutti i falli che subisce e non a caso è uno dei migliori marcatori. Ci sono le giornate dove fai sempre canestro, magari ne lasci di qualcuno. Può succedere, dai.
70% buonissima percentuale assolutamente per un lungo. A proposito di percentuale, questo è un altro 2+1 e il fallo è di Visconti, stavolta il canestro è dato buono a differenza di quanto è avvenuto prima per Moretti. Eccolo qua, Sanford che va fino in fondo. Due azioni in difficoltà per Riccardo Visconti, attaccato prontamente uno contro uno prima da Moretti e adesso da Sanford. E partita per lui è già un po' in ghiaccio. Ovviamente Minucci lo tira fuori, bravo a trovare quella linea di fondo, attaccare immediatamente. +6 meritato per la Carpegna Prosciutto. E nuovo spazio sul parquet per Lucio Redivo, ovviamente coach Vitucci voleva un'alternativa allo stesso Ricky Visconti. Eccolo qua, il numero 12 adesso in possesso di palla, chiama a sé il blocco di Nick Perkins che poi rolla e riceve, vuole giocarsi ancora l'uno contro uno tirando sulla testa di Tarik Jones che poi decolla letteralmente a rimbalzo, per un attimo rischia la frittata con Taylor Larson ma poi due ne escono bene. Sì, anche qui la forzatura, ma la cosa importante è il controllo del rimbalzo, da non dare seconde possibilità alla squadra di Vitucci è fondamentale per quella di palla. Sanford ancora a esplorare la linea di fondo come sempre sta avvenendo in questa sfida, però passaggio davvero irraggiungibile per Carpetto Stelfino. Forzatura, anche perché l'idea è solo quella di penetrare e di andare a passare la palla, non di giocare uno contro uno, di guardare il canestro per segnare, mentre la difesa capisce le intenzioni di Sanford, rimane attaccato al proprio uomo, anche lo stesso Delfino non sfrutta il fatto che il suo uomo gli stesse dando la schiena, deve alzarsi o quantomeno fare un passo verso il pallone per aiutare il suo compagno di squadra. 3 le palle perse per i padroni di casa, 4 invece per Pesaro, padroni di casa che ripropongono sul parcheggio. Josh Perkins ha pochi meno giocatore che sappia creare dal palleggio, e a proposito di chi sa creare punti, Jeremy Chappell ne scrive altri 2. E anche come va a concludere quella forza fisica che lui ha in queste situazioni, subisce il contatto e poi lascia morbidamente la palla. Eccoci qua. E che scarico. E però ovviamente per Tarik Jones andare a schiacciare quel pallone lì è un invito. Grazie mille, bella schiacciata. Però come decolla il grazie mille, perché sai che questa finirà nella top 5 di Basket Zone per la tua gioia. Allora su +6 nuovamente Pesaro, 36-30. Eccolo qua Josh Perkins appena rientrato sul parquet, vediamo cosa saprà inventare in questo suo primo possesso. Scarico per Rafael Gaspardo che si prende l'arresto e tiro, non lo manda a bersaglio, meglio di tutti a rimbalzo Tyler Larson. Ancora controllo dei rimbalzi, Pesaro ha la possibilità ovviamente di ampliare il proprio vantaggio. Delfino riceve da Demetrio, si alza e spara. Una sentenza a Carlitos Delfino in queste situazioni di spot up. E allora fate +9 per la Carpegna Prosciutto. L'anno scorso qui a Brindisi per Carlos Delfino una partita incredibile. 6 su 7 da 3 punti se non ricordo male, perché c'è canestro da tutte le parti. Si alzano anche le percentuali da 3 per la Carpegna Prosciutto. Redivo, un altro palleggio da sottile, questo veramente cattedratico. Perfetto Lucio Redivo. Spettacolare la sua partita, siamo già a 12 punti. 2 su 3 da 2 punti, e questo che è un arresto e tiro di personalità. Problemi offensivi però che per Brindisi in questo quarto ci sono stati e sono evidenti, come ci ricorda il parziale di questa frazione, 14 punti segnati dalla Carpegna Prosciutto, Pesaro 5 invece solamente per l'Happy Casa. Questa probabilmente palla a 2 con Redivo che si getta letteralmente sul parquet insieme a Tarik Jones, e poi bello anche il gesto tra i due, e questa invece la bomba di Carlitos Delfino per il provvisorio +9. Qui invece la schiacciatona per la tua felicità. Ma soprattutto anche prima l'azione di Pesaro che ha liberato ovviamente un tiratore come Delfino. Disastro difensivo per l'Happy Casa. 3 giocatori rimangono dentro l'area su un tiratore pericoloso come Delfino. Qui Larson prova a aumentare il vantaggio. Redivo però è già dall'altra parte, vorrebbe servire e lo fa Gaspardo, spaziato molto bene, la manda a bersaglio questa Rafael Gaspardo, e allora in una men Brindisi rientra subito sul meno 4. Anche il fatto di spingere così rapidamente il pallone dall'altra parte, bravo Redivo a controllare, soprattutto a trovare Gaspardo, il quale va nell'angolo, va dove non ci sono difensori, nell'angolino tutto solo. Riceve, rallenta, più un no look ovviamente per Redivo, per Gaspardo un esercizio semplicissimo di tiro. Rientra male, malissimo la difesa di Pesaro, ovviamente Banchi chiama immediatamente time out per placare gli animi e per raffreddare questo bollore dell'Happy Casa. Allora, stante il time out di coach Luca Banchi, è arrivato il momento dell'endorsement personale, visto che vi ricordiamo ovviamente l'appuntamento con Basket Zone, programma TV condotto da Gianluca Gazzoli e appunto dal Menego, in onda su D-Max, canale 52 del digitale, ogni mercoledì alle 23:15.
è rivedibile on demand su discoveryplus.it. A proposito, come lo dici on demand? Perché ho visto che Ugo ha fatto una querella interessante sul modo di dire on demand col buon Daniele Fantini, quindi settiamoci. Beh, facciamo su richiesta, dai, lo diciamo in italiano, on demand. On demand. Va bene. Basket on demand. Anche on demand non mi dispiacerebbe. On demand. Come volete, basta schiacciare. No, va bene. Te lo dico perché sai che poi Ugo, cioè, se la prende sul personale. Quello che dice Ugo va benissimo. Esatto, ok, è legge. Va bene, allora dopo il time out di coach Luca Banchi possiamo tornare sul parquet con quattro lunghezze di vantaggio per la Carpegna Prosciutto, che adesso però sta vedendo una Brindisi salire di colpi, soprattutto a livello offensivo, tra i 56 ancora da giocare in questo secondo quarto. Sanford, il consegnato per Larson, si va nuovamente da Delfino, attenzione perché ha messo una bomba importante prima, prova a mettere anche questo canestro in fadeaway, non lo manda a bersaglio, rimbalzo meglio di tutti Josh Perkins, che poi prova a inventarsi un passaggio stupendo per Nick Perkins, il quale si muove davvero come un ballerino sotto canestro e ne scrive altri due, meno due provvisorio per Brindisi. Comincia a produrre la Perkins & Perkins, ottimo il passaggio, 10 già i punti per Nick, ancora una volta dimostra la sua capacità di controllare il corpo, ricezione un po' difficile ma super mirata e grande apporto. Lo scarico fuori da parte di Jones per Delfino, che ne ha segnata una prima, questa non la manda a bersaglio ma più per sfortuna che non per mancanza di bravura, davvero ha sputato letteralmente il pallone due volte dal ferro Perkins, che ha smazzato in precedenza il secondo assist, passaggio laser per Nick Perkins, vuole giocare adesso per Mattia Udo ma una mano per lo stesso Perkins, rimane per vie perimetrali con Lucio Redivo, c'è spazio profondo per Nick Perkins che ha preso benissimo posizione ancora una volta, vorrebbe l'ultimo tocco e infatti così è. Perché qui Jones non abbocca le finte e rimane con lui, alza il braccio e vorrebbe anche la rimessa dal fondo, perché la palla gliela stoppa, non la fa neanche uscire dalla mano dello stesso Perkins. Guarda che buonissimo lavoro difensivo che fa. Qua, secondo me non ha tutti i torti. Mi sembra lo stesso Perkins che butti fuori il pallone su questa giocata. Comunque grande difesa davvero di Tyrick Jones. Un secondo e cinque decimi per chiuderla, si può anche tentare un tiro, non solo un alley-oop. Però la rimessa è tutt'altro che positiva, ci prova allora in estrema emergenza Rafael Gaspardo, meglio di tutti però lo stesso Delfino a concretizzare il rimbalzo. Che Delfino che lascia andare l'avversario così senza pensarci su due volte, e al posto di andare immediatamente a poggiare la palla al tabellone va a complicarsi la vita un cento in quel momento. Prova il bounce pass, lo stesso Carlitos Delfino, ci mette però una mano Mattia Udom, fondamentale anche in difesa, allora Brindisi è già nella metà campo di Pesaro con Josh Perkins che avrebbe voluto probabilmente spingere la transizione, si passa invece da Mattia Udom, corto sul primo ferro del suo tentativo, a rimbalzo però Redivo, poi magia dietro la schiena, perfetto l'assist nell'angolo dove c'è liberissimo Josh Perkins, il quale però non punisce, altro rimbalzo offensivo e allora Redivo non si prende la tripla, extra pass bellissimo da parte di Lucio Redivo, due comodi, comodissimi per Nick Perkins. Demetrio buca tutti i rimbalzi lunghi, ovviamente per Brindisi sono tutte possibilità per andare a trovare un canestro. Redivo finora MVP della partita, 9-0 scusate il parziale aperto per l'Epi Casa Brindisi, continua a macinare aumentando i numeri di giri in difesa e ottimo in attacco. Eh sì, perché dopo la bomba di Carlitos Delfino del 30-39 provvisorio, adesso Brindisi sta davvero facendo la differenza, mentre Pesaro è in un momento di rottura prolungata, non riesce più a trovare la via del canestro, c'è però un Redivo che vuole fare tutto da solo, poi prova un altro assist immaginifico per il taglio di Mattia Udom, ci mette una mano la difesa di Pesaro, allora solo rimessa con 10 secondi da giocare per Brindisi. Il minimo indispensabile per Carlitos Delfino in questa azione, allunga la mano, si era fermato rischiando anche qualcosa in più se il passaggio fosse stato un po' più profondo, Mattia Udom si sarebbe trovato completamente solo col canestro. Qui la magia dei due Perkins, il passaggio e lo svitamento sulla linea di fondo, il controllo del corpo è bravissimo ad andare a trovare l'appoggio al tabellone. E tanto arriva anche la tripla per Lucio Redivo, davvero l'ombra del partito, on fire letteralmente. Allora parte più 3, parziale aperto per l'Epi Casa di 12-0, 15 punti col 100% da oltre l'arco per Lucio Redivo. Sta davvero facendo il diavolo a 4, fa quello che vuole in attacco, illumina quei passaggi e soprattutto quei canestri, sta facendo volare le porte. Neb non riesce a trovare la bomba dall'angolo e allora prosegue il momento di apatia offensiva per la Carpegna Prosciutto che, come è accaduto a Brindisi in precedenza, non segna da oltre 3 minuti.
e qui va a spendere un altro fallo con Tarik Jones, ha esaurito il bonus a Carpegna Prosciutto, allora saranno due tiri liberi per Nick Perkins. Parecchia pressione sugli esterni, i quali sono costretti ad andare a prendere la palla quasi vicino a ieri in metà campo, intanto Perkins lavora di posizione, tiene dietro Jones e chi ha la palla in mano, sembra Perkins in questo caso ancora una volta, va a cercare il suo compagno di squadra, il suo centrone. Questo passaggio, Jones un po' pigro, non riesce a fare quel passo per stare a tre quarti, per essere ottimamente sulla linea di passaggio. Deve commettere fallo, invece una serata un po' negativa. I tiri liberi per Nick Perkins. L'unico neo di questa sua sfida finora, perché per esatto. Il resto sta davvero facendo la differenza a 360 gradi. E si conferma uno dei migliori centri per livelli di rendimento di tutta la LBA. Manda a bersaglio il secondo, allora fate 13 per il parziale aperto in favore dell'Happy Casa, 13-0. Si era partiti dal 30-39 con la bomba di Carlitos Delfino. E adesso vediamo cosa riuscirà a fare Pesaro quando mancano 47 secondi e 9 decimi alla fine di un primo tempo molto molto bello e spettacolare. Moretti nuovamente sul parquet, anche lui adesso prova anche una press a tutto campo. La difesa dell'Happy Casa, che qui con Mattia Udom commette un altro fallo, allora saranno due tiri liberi per Davide Moretti. Poi viene travolto da... non so, sai qua. Adesso Mattia dice che non l'ha toccato. Quella mano destra lì sulla schiena un po' a sbilanciare Moretti. Può contribuire ovviamente a far cadere il palleggiatore. Intento nell'aumentare il numero di giri delle gambe per superare la trappola. Ovviamente sbilanciato da quel tocco sulla schiena. Bastava avere un minimo di pressione per far cadere la trappola. Mano galeotta di Mattia Udom, allora 2 su 2 a cronometro fermo sui liberi successivi per Davide Moretti, che si conferma tiratore molto molto affidabile a cronometro fermo. Tambone sul parquet per questi ultimi 40 secondi, coach Banchi vuole anche lui protagonista, come protagonista può tornare a essere Ale Zanelli dopo l'ottimo playmaking e regia avvenuti in precedenza. Adesso prova anche la penetrazione, un'autostrada davanti a sé, poi però non trova il canestro, non trova manco la correzione volante di Perkins e allora si rimane sul 43-41. Sì, errore insolito, dopo una partita del genere ti aspettavi magari un canestro facilissimo, anche lo stesso Perkins che litiga col pallone in fase del gol. Insolito l'errore di Nick Perkins, vediamo però Tambone con 7 secondi per chiudere questo primo tempo, vuole andare e lo fa da Doron Lamb, il quale si alza, si prende il tiro, è cortissimo però sul primo ferro, a rimbalzo spadroneggia Zanotti. Fuori però a tempo massimo il suo tentativo di tap-in, avrebbe voluto un fallo ma così non è. Allora si chiude il primo tempo sul 43-41 in favore dei padroni di casa con uno show di rimonta in quel parziale di 13-0. Sì, ultima parte di partita da parte dell'Happy Casa molto, molto attiva, molto attenta. Calate ovviamente le percentuali a tiro per la Carpegna Prosciutto, però a merito ovviamente dell'intensità messa e della qualità anche del lavoro fatto dalla squadra di Frank Vitucci. Tanti rimbalzi in attacco nell'ultima parte di gara. Tante possibilità ovviamente per aumentare il divario e questo 13-0 che parlo ovviamente chiaro. Però finora qui Pesaro secondo me non ha fatto una brutta partita, anzi finché è stata concentrata nella metà campo difensiva senza concedere troppi secondi tiri le cose sono andate per il verso giusto. Poi sono andate in cattedra questo signore che ha iniziato un po' a fare il bello e il cattivo tempo sotto canestro e grazie anche a un Lucio Redivo che finora è MVP indiscusso della partita. E allora sul 43-41 con i 15 punti di Lucio Redivo e i 13 di Nick Perkins noi vi lasciamo all'Halftime Show di Eurosport con l'importanza del tiro da tre, la number zone su Amedeo Della Valle, i migliori canestri dell'LBA fino a Natale e ci risentiamo qui tra poco sempre dal Pala Pentastudia. Ero 15 anni fa, il tiro da tre iniziava ad incidere in maniera importante nelle partite, oramai quella che era un'indicazione oramai è un dato di fatto. Il tiro da tre è diventato fondamentale, quindi tutti, adesso quasi tutti i giocatori possono tirare da tre o tirano bene da tre. Se si costruiscono tre tiri da tre di media qualità e li si converte con il 35%, che è una percentuale media, non altissima,
è più di un punto per possesso, banalizzando molto. Diciamo che anch'io negli anni ho modificato il mio gioco, nel senso che non so dirti se si tira troppo. Se tirano più da tre ore, si tira più, vuol dire che l'evoluzione del gioco ha portato a quello, no? Tirare più da tre fa vincere più che tirare da due. Credo che non sia un abuso, credo che sia una conseguenza al cambiamento del gioco. Si tratta di come si arriva ad avere un tiro da tre punti aperto. Cioè, la capacità di una squadra di avere gioco interno, secondo me, determina anche la qualità dei tiri da tre punti e quindi il valore aggiunto di fare un tiro che vale un punto in più. Se il tiro da tre si è preso col ritmo, costruito, eccetera, viene assolutamente da prendere un'arma importantissima e che apre il campo anche per magari avere più spazio dentro, paradossalmente. Secondo me sono periodi, anche il Lunghi ha cominciato a tirare da tre e magari tra 5 anni i nuovi Lunghi che verranno giocheranno vicino al canestro e faranno 20 tiri a partita da sotto. Una volta, 15 anni fa, se una squadra era più forte, 90%-95% delle volte vinceva. Adesso no, adesso col tiro da tre, se trovi una squadra che è in giornata, puoi perdere o vincere contro tutti. Probabilmente oggi la distanza del tiro da tre punti è diventata troppo vicina per alcuni tiratori. Adesso ci sono dei tiratori che tanti anni fa non c'erano. Ci sono sempre più giocatori in grado di prendersi un tiro da 8 metri. Tanti giocatori sono in grado di fare la differenza e si sono specializzati nel tiro da tre. E magari fanno solo quello, ma lo fanno molto bene, lo fanno da Dio. In NBA magari c'è forse un'esagerazione nel voler cercare il tiro migliore da tre punti e quindi non il tiro migliore in generale. Una cosa che io non condividevo tanto in NBA era che magari bisognava evitare di prendere un palleggio e tiro libero e invece prendere un tiro da tre contestato. Ci sono dei buonissimi esempi tra le squadre di NBA che possono spiegare il perché c'è differenza tra uno che abusa del tiro da tre punti e vince un campionato e una stessa squadra che abusa o ha gli stessi numeri di tiro da tre punti e non lo vince. O sei un atleta che riesce da fuori arrivare fino al ferro, ma secondo me con le difese adesso è veramente difficile. Se uno è libero deve tirare, con tanto atletismo se te fai passare una buona opzione di tiro, dopo magari non ricapita e si finisce per fare un tiro contrastato da un avversario. Più cresci, più aggiungi cose al tuo gioco, più il gioco va lentamente e più riesci ad avere letture più chiare nel gioco. E deve essere proprio così, perché Amedeo Della Valle, dopo tante esperienze anche all'estero, è tornato in Italia e sta giocando da protagonista. Ora non è più solamente talento e istinto, come ai tempi di Reggio. Ora è un giocatore completo, gioca circa 30 minuti a partita e con 18 punti è il miglior realizzatore del campionato. Ma non è tutto, quello che stupisce ancora di più è vederlo in cima, davanti a tutti, nella classifica della valutazione. 19 per la precisione del suo punteggio, è l'unica guardia nelle prime tre posizioni. Tutto merito di quella aumentata capacità di lettura acquisita negli anni. Meno palle perse, meno tiri forzati, alla miglior percentuale da due in carriera in campionato
e più assist per i compagni. 23 a partita, suo massimo in carriera. Per quanto riguarda il tiro, non mi metto in testa, potrebbe essere dal palleggio, potrebbe essere piazzato, quindi in qualsiasi situazione mi trovo a mio agio. Il paragone che sto per fare lo so, è di quelli pesanti, ma le cifre mi assistono e allora posso dire che Amedeo Della Valle è il nostro Steph Curry. La guardia di Brescia e quella degli Warriors sono i giocatori che segnano più triple nelle rispettive leghe. A oggi Steph è 42esimo per percentuale da 3, ma segnando ben 154 triple in 29 gare giocate, circa 5 a partita. Amedeo è 16esimo in assoluto in NBA con il 42%, ma ha già segnato 35 triple, circa 3 a partita, più di tutti. Per capirci, il secondo è David Logan, che si ferma a 33 segnate totali, ma con il 36%. Al momento l'unico che è stato in grado di arginarlo è stato Coach Kaya con la sua Reggio, che l'ha costretto a un imbarazzante 1 su 7 dalla lunga distanza. Insomma, per fermare questo ADV serve la museruola. L'alzata di Kuonu per McNeese. Gran palla per Irving. Oh! E colla per la schiacciata. Uno come Michael Jordan di Space Jam. L'alzata per la schiacciata. All'alzata del Ciaccio, una magia, fatto spagnolo, Anibegovic attacca, Maccatori al Superferola, stoppato Limur, l'Europa di Moore per Michael Chavez. Ancora sopra ferro, Jordan Pulse. Va nella ionosfera e torna giù con i due punti. Arriva e cancella tutto. Che palla! Vabbè, questa non me l'aspettavo, devo dire la verità. Cancellato! Alzata per Gaspardo! La schiacciata c'è! Esplode! Damian Storm! Jay Rich al ferro! Grande palla di Russell! Arriva Procida! Gentile! Grande assist per la schiacciata!
Amici amici appassionati del grande basket, ben ritrovati dal Palapentastuglia di Brindisi, 43-41 in favore dell'Happy Casa dopo il primo tempo. Però adesso noi ci fermiamo per un piccolo break e ci ritroviamo subito qui per il secondo tempo. Amici amici appassionati del grande basket, ben ritrovati su Eurosport 2 e su Discovery Plus da parte di Marco Arcari, Andrea Menichini. E allora, primo tempo che si è concluso sul 43-41 di una sfida davvero davvero interessante, con Lucio Redivo protagonista e One Man Show. Però noi vi ricordiamo anche di non staccare alla fine di questa partita, perché su Eurosport 2 andrà in onda il primo dei 6 episodi di Hall of Fame Italia, 6 puntate homemade di 30 minuti ciascuna, realizzate da Discovery Plus ed Eurosport, con la prima che racconterà l'oro in casa, ovvero la staffetta maschile che conquistò l'oro nello sci di fondo con Giulio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller-Cotter e Christian Zorzi. Primo possesso di questa ripresa a disposizione dell'Happy Casa Brindisi con Josh Perkins, vuole servire profondo Nick Perkins, quale però non ha avuto modo né tempo di tagliare. Allora Taylor Larson scappa via in contropiede e ne scrive due comodi per la parità. Sull'ottima lettura di Carlos Delfino, che in mezzo all'area si ritrova praticamente con la palla in mano, tiene sulla testa e vede il compagno scappare via, lancio lungo, canestro facilissimo per iniziare al meglio questo terzo periodo per la Carpegna Prosciutto. 8 punti e 100% da 2 per Taylor Larson. La risposta di Brindisi con il ribaltamento dal lato debole per da parte di Mattia Udom. Lucio Redivo vuole andare fino in fondo, trova un altro canestrone. Che giocata, che giocatore e che spettacolo da parte del numero 12. Anche qui altra lettura meravigliosa, anche perché la rotazione di Pesaro non è per nulla male. Sul passaggio in uscita dall'angolo, Redivo butta giù il pallone, attacca la difesa e va nel centro dell'area. Talento, cuore, tecnica, ne ha fine meta per questa giocata. Una volta in ritardo si fa battere sul primo palleggio Vincent Sample. Bene, butta dentro anche questo. Io ringrazierò ovviamente chi l'ha portata in Italia, chi l'ha fatto scoprire la pallacanestro italiana, però Mattia Ferrari. A 19 minuti e 16 secondi al termine di questo secondo tempo, Menego, Lucio Redivo è a 3 punti dal suo career high in Serie A, che direi non è male. Beh, insomma, sta giocando, sta attaccando la partita, sta facendo le cose migliori. Anche qui non ci sta Sanford, che ti ho regalato un gioco da 3 punti, però prova a puntarti uno contro uno e arrivo fino in fondo per il mio quinto punto e per il menù per la mia squadra. Perkins, che ancora non si è visto, ovviamente Josh non si è visto a livello offensivo più di tanto, solamente 2 assist smazzati finora e pochissimi punti a livello individuale. Redivo vuole andare ancora fino al ferro, ancora una volta andando a destra, ancora una volta portandosi a casa il fallo di Sanford e 2 tiri liberi. Esitazione, tanto c'è subito col braccio destro a rallentare la penetrazione di Redivo, qui va anche a dargli delle indicazioni, guarda che abbiamo stabilito di fare una determinata cosa con lui, non regalargli tutto questo spazio, perché sull'esitazione, sulla ripartenza lo ha lasciato lì. Bravissimo Redivo a mettere ancora in difficoltà la difesa di Pesaro. Qui poi sbaglia una delle rarissime cose di questa sua partita, lasciando sul ferro il primo libero a sua disposizione, ma davvero sta facendo una partita sontuosa. Un giocatore fondamentale nell'economia dello scacchiere di coach Frank Vitucci, prima inquadrato, qui invece perfetto e solo Cotone col secondo libero a sua disposizione. Vediamo allora la risposta della Carpegna Prosciutto Pesaro affidata alle mani di Taylor Larson. Perfetta Pesaro a cronometro fermo, 10 su 10, 9 su 14 invece per l'Happy Casa Brindisi, 64%, alcuni dei quali sbagliati da Nick Perkins, che però anche lui sta giocando una partita decisamente buona.
6 secondi per chiudere il possesso, si resta per vie perimetrali, Zanotti passa al dark close out di Ciacco, poi gli tira letteralmente sulla testa. Che giocata di Simone Zanotti, bravissimo, non commettere infrazione di passi, recuperare l'equilibrio, arresto e tiro fatto molto ma molto bene, perché il fallo di Delfino, il leggero ritardo nell'andare a cercare di anticipare il passaggio, si stacca, ha l'intuizione perfetta ma trova il braccio dell'avversario, trova il braccio di Perkins, poi ovviamente quando vede la palla cerca di bucarla con quelle mani e ovviamente portargli a vedere come tre falli. Il secondo personale a livello di falli per Carlizzo Selfino, il terzo di squadra per la formazione allenata da coach Luca Banchi, coach Luca Banchi che in precedenza abbiamo visto infuriato per una posizione sbagliata da parte di un suo giocatore, e questo è invece il quarto fallo personale per Vincent Sanford, e allora notizie decisamente poco buone per coach Luca Banchi. C'è tanta palla alla fine, invece quando abbassa il braccio trova spalla, avambraccio e poi alla fine ovviamente scivolando si arriva anche sul pallone. Tanti falli ovviamente a condizionare la partita, ma anche a ripetere, cerca di fare quel discorso, di quel lavoro che abbiamo detto di fare, però arrivo sul primo passo, come abbiamo detto, mette in difficoltà chiunque, poi oggi caldo com'è, continua a martellare, quarto fallo per Sanford che deve vedere la partita per un po' di tempo seduto, Redivo continua a aumentare il proprio bottino. Non manda però a bersaglio, come hai detto giustamente tu, il secondo personale a disposizione, allora si ferma a quota 19 personali, la risposta di Pesaro che è sotto di una lunghezza, riceve adesso Delfino, vorrebbe giocare a due con Derrick Jones, non c'è spazio però, c'è il raddoppio da parte di Nick Perkins, Delfino attacca e di mano destra va comodo per altri due punti. Giocatissima, arriva lì fino in fondo in mezzo all'area, finta il passaggio e sa esattamente dov'è il canestro, basta solo alzare la mano e appoggiare al tabellone, sesto per lui. La risposta di Brindisi con Nick Perkins che parte in palleggio, poi tenta di alzare una parabola, Zanotti conquista il rimbalzo dopo l'airball del centro di Brindisi, Larsen è già dall'altra parte, vorrebbe trovare e lo fa, un potenziale gioco da tre punti, a meno che non sia arrivata la correzione volante da parte di Simone Zanotti. No, è stato bravo a non andare a cercare il pallone, a non toccare, accompagnare la palla dentro, perché con un tocco ovviamente non sarebbe stato convalidata la giocata. Zanotti è tentato di andare a prendere la palla, poi sente il fischio, si ricorda che non la deve toccare. Perché c'era Larsson, lo stava mangiando con gli occhi, non provare a toccare quel pallone che sta per entrare. Tre punti portati a casa. E più 4, nuovo allungo per la formazione ospite, 52-48, Josh Perkins, lui a giocare il nuovo possesso di Brindisi, sta mancando e non poco il numero 3 dell'Happy Casa, molto bene invece Mattia Udom che qui però perde un sanguinoso possesso, Carlos Delfino spinge allora il contropiede, vuole giocare palla a canestro proprio su Perkins, poi fuori per Zanotti che ha ricevuto da Derek Jones e Simone Zanotti si conferma essenziale firmando la bomba del più 7. Dato anche la lettura e la scelta da parte di Carlos Delfino, palleggia, arriva in post basso dall'altra parte, attira a sé la difesa e la fa uscire, basta un ribaltamento, un passaggio a trovare il compagno di squadra, Mattia Udom un po' soffice, quindi a ribaltare, Jones bravo a stare con le braccia alzate e ad avviare il pallone, qui la lettura di Delfino, arriva in post basso, la fa uscire. Il ritardo, il close out, il Redivo poteva salire, poteva tentare la carta dell'anticipo. Zanotti freddo come il ghiaccio, ha spazio, meccanica perfetta, la palla va dentro. Time out ovviamente obbligato per Frank Vitucci. Pesaro è uscita benissimo dagli spogliatoi. Simone Zanotti che è il secondo giocatore biancorosso ad andare in doppia cifra per la VL, 10 punti dopo i 10 di Tyler Larsson, realizzati grazie, siglati grazie al 2+1. In precedenza, dall'altra parte invece ce ne sono 20 per Lucio Redivo che quindi ha riscritto il proprio carriera in Serie A, eguagliandolo, lo aveva già realizzato nella prima giornata contro Trieste, adesso vediamo se saprà ulteriormente migliorarlo, e 13 per Nick Perkins, un Nick Perkins che comunque sta producendo molto, spicca invece ma in senso negativo la valutazione di Josh Perkins, autore fin qui di 0 su 3 dal campo. Sì, 3 assist, ma meno 1 di valutazione, sta mancando e come Menego una delle bocche da fuoco principali per questa Happy Casa. Sì, merito anche della difesa di Pesaro ovviamente, che sta cercando di tirar fuori e poi anche la presa di questo signore. Ovviamente la palla ce l'ha tanto in mano lui, sta facendo canestro, non bisogna andare a forzare, dire no, adesso devo segnare io perché sono Nick Perkins o Josh Perkins della situazione.
si gioca con il compagno di squadra che è in gas, che sta facendo meglio, giustamente bisogna cavalcare. A proposito di chi di gas ne ha tantissimo tra le gambe, e nelle gambe è questo signore qui, Jeremy Chappell, davvero giocata spaziale la sua per firmare il meno 5 provvisorio e altra gran lettura, questo 4 dal campo e 4 punti personali. La risposta di Pesaro con Lamb, spalle a canestro, proprio accoppiato a Lucio Redivo, gli tira sulla testa, gran canestro di Doron Lamb. Anche perché c'è il vantaggio in centimetri e qui anche la tecnica fa la differenza, arriva molto bene in mezzo all'area, poi gli tira sopra la testa. Tentativo di alley-oop che non si concretizza tra Josh Perkins e Nick Perkins, quest'ultimo però tiene fermo il perno, vorrebbe andare da solo, spalle a canestro, non trova Cotone, non trova il Cotone, nemmeno la correzione volante in tapin di Mattia Udo. No, lotta sotto canestro, invitato a rialzarsi Jones, a non simulare, anche se è in contatto. Lab, ribaltamento di tocco, poi Simone Zanotti, altra grande giocata e altra grande costruzione offensiva con la bomba di Italian Lasso. Penetrazione, la difesa si chiude, scarico sul lato opposto, extra pass in angolo, perfetta l'esecuzione. Quando ci sono queste azioni corali, le percentuali magicamente salgono. Zanotti da allora sta continuando a fare la differenza, qui Josh Perkins prova a mettersi in proprio, 50% da 3 per l'Happy Casa, 33% per... invece adesso si trova ad attaccare, ossia Carpegna, Prosciutto, Pesaro, Derrick Jones nuovamente per Doron Lamb, ci sono tre giocatori spaziati sul lato debole, decide però di andare dal proprio centro, l'ultimo tocco è probabilmente, anzi così è secondo la terna arbitrale, dello stesso Derrick Jones. Allora rimessa, è Picasso. Jones stasera impazzisce, ogni chiamata degli arbitri sui rimbalzi non lo soddisfa, non ne va mai bene una. Poi andiamo a rivedere, c'è la mano proprio dello stesso Jones, va lì a cercare di portarla a casa. Tanto buonissimo il parziale della Carpegna Prosciutto in questo terzo periodo, più 10 meritato, una sequenza di attacchi eseguiti in maniera giusta, buonissime difese nonostante il quarto di Sanford. Pesaro non si è scomposta, ha continuato a giocare la propria pallacanestro, parecchie forzature invece per l'Epi Casa, qui altra persa. Altra palla persa dai padroni di casa, e allora Zanotti può andare fino in fondo, però uno contro uno, cioè quel davvero gli sbarra la via. Un muro, ovviamente Zanotti è grosso, anche si è coordinato bene, bravissimo Ceppo ad avere una posizione granitica. Adesso prova anche a giocare il possesso offensivo uno contro tutti sostanzialmente, pulisce tutto Nick Perkins e poi le concretizza in una sola giocata, rimbalzo offensivo e comodi 2 punti. Forza fisica per entrambi i giocatori, soprattutto per Cepa, qui si è buttato dentro con intensità, 8 rimbalzi offensivi per l'Epicasa. Dominio davvero sotto il tabellone di Pesaro, in favore dei padroni di casa che però devono rincorrere con 8 lunghezze di svantaggio, di grande giocata da parte di Alessandro Zanelli. Poi di, non dico sufficienza, un po' di precisione, di fretta da parte di Carlos Delfino, bravissimo Zanelli a buttare la palla sul ginocchio di Jones per ottenere ovviamente la rimessa dal fondo. Un po' precipitoso quel servizio in mezzo all'area e ottimamente la difesa di Brindisi si è chiusa col tempo perfetto. 60 a 52 in favore della Carpegna Prosciutto con coach Luca Banchi che ha catechizzato a dovere anche Simone Zanotti, fin qui uno dei migliori nella formazione ospite. Gaspardo, anche lui si è visto poco fin qui, ma deriva dai problemi fisici patiti alla schiena che l'hanno tenuto fuori nell'ultima sfida di Basketball Champions League. Qui matura un'altra palla persa per l'Epi Casa con Pesaro che può allora allungare nuovamente. Ancora una volta difesa di recupero, palla deviata, ma ti ha avuto più difficoltà negli scarichi, preso la sola palla. Lamb si prende il palleggio, arresta e tiro, non lo manda a bersaglio. Perkins, meglio di tutti a fare taglia fuori, a conquistare il rimbalzo difensivo, offrire a Zanelli la possibilità di spingere la transizione, però rientra bene la Carpegna Prosciutto e allora Udom vuole andare fino in fondo. Qua anche un po' di mannaia da parte di Carlitos Delfino, fallo comunque speso su Mattia Udo. Eh sì, qualche giocatore, lo stesso Ceppel e anche Frank Vitucci dalla panchina, mi sembra un intervento un po' troppo, con troppa energia, mirato a giocare la palla. Ovviamente va per il furto. Terzo fallo per Carlos Delfino, il quale va a parlare con gli arbitri. Forse è rimasto il dubbio alla terna arbitrale, andranno a vedere la giocata difensiva del numero 82. È certo, Merito, non c'è due senza tre, già l'avevamo fatto due volte. Sono sempre lì. Che perché l'intervento ovviamente è fatto con parecchia energia nel andare a cercare il pallone. Ora bisogna vedere se le immagini televisive faranno cambiare ovviamente la terna arbitrale. L'idea è quella di scavalcare il difensore e andare a cercarla all'ultimo da dietro, abbassando il braccio.
poi se non lo fai bene ovviamente rischi che ti arrivi una chiamata meno. Questo può essere chiamato anche antisportivo. Che poi Menico, noi adesso ci scherziamo ovviamente su anche per sdrammatizzare un po' la giornata così particolare di questo Santo Stefano, ma quanto è importante il fatto di poter usufruire e di avere le spalle tra virgolette coperte su una tecnologia così che quasi in real time ti dà la possibilità di andare a rivedere, e dall'altro lato però quanto può dare fastidio al ritmo di un giocatore? Ma su tanti aspetti ovviamente c'è gente che ha vinto uno scudetto grazie all'Instant Replay, vedere se la palla era dentro e aveva lasciato la mano del tiratore oppure no. Queste situazioni ovviamente vanno snellite, non bisogna stare lì a perdere troppo tempo, 15-20 minuti, esagero, per una situazione anche abbastanza semplice. Tante volte si perde più tempo per cose che si ha già la sensazione giusta. Questi in questa giocata, velocità normale, guarda un po' te, l'arbitro ha fischiato fallo semplice, invece poi andando a rivedere è andato per l'antisportivo, invece in precedenza sul tuffo di Clark, se non ricordo male, sì, abbiamo dato subito antisportivo, per andare a rivedere hanno dato fallo normale. C'è un po' da recriminare ovviamente per Banchi a fine partita per questo doppio fischio, però un po' il discorso che lascia il tempo che trova. Matteo Udon però non concretizza i due tiri liberi a disposizione, anzi li lascia entrambi sul ferro, e quindi Brindisi non concretizza nemmeno il possesso ulteriore a propria disposizione. Allora si rimane sul 60-52 in favore della Carpegna Prosciutto, quando mancano 3:09 al termine di un terzo quarto in cui Pesaro sta davvero prendendo tra le proprie mani tutta l'inerzia di questa sfida. Tambone ha ritrovato il parquet, vuole servire e lo fa Davide Moretti, quale con 5 secondi si prende un'altra rimessa. C'è proprio un'infrazione di passi qua, invece sull'incrocio da parte di Davide Moretti andare via su, c'è stato un contatto abbastanza energico, ma c'è sempre un contatto energico quando difendere c'è. Tambone quasi in controtempo, anzi sicuramente in controtempo, perché stavano scadendo i 24 a disposizione di Pesaro. Qui poi il numero 15 a ritrovare posizione su Zanelli, cioè col riceve da Gaspardo, vorrebbe giocare probabilmente a due con Udom, invece decide di attaccare. Un'altra caduta nel pitturato, stavolta Udom perfetto col tapin, gran lavoro a rimbalzo offensivo del numero 22. Rimbalzi offensivi, quelli che stanno facendo la differenza in questa gara. Ovviamente l'Epicasa è già a quota 9, questo ottimo tapin al volo da parte di Matteo. Eccolo qui il break di questo quarto, o meglio il parziale, fin qui accumulato 19 punti realizzati da Pesaro, fate 21 con questa penetrazione di Lamb, che poi cerca anche di gasarsi a livello individuale, 11 invece quelli realizzati dai padroni di casa. Sì, sul canestro subito in mezzo all'area, subito una risposta immediata da parte della Carpegna Prosciutto con Lamb che arriva in doppia cifra. Perkins, ovviamente Brindisi cerca di andare a trovare il proprio totem nel pitturato avversario. Camara lavora molto bene su di lui, poi però perde per un attimo l'appoggio, e allora Perkins dice: sapete che c'è, ne approfitto subito e non lascio scampo. Lavoro e difesa eccellente, perché rimane sempre con Perkins e scivola alla fine. Perkins ringrazia, butta dentro il 17esimo, ma quando si è avvicinato a canestro, difficoltà assoluta per il numero 33. Anche per Nick Perkins, altra gran serata a livello di produzione, qui tappone in partenza, poi una finta di passaggio dietro la schiena, si affida nuovamente a Lamb, il quale alza la parabola, ne scrive altri due, e adesso sta salendo decisamente in cattedra Daron Lamb. Chiede scusa a Chappell, si è fatto battere troppo rapidamente, forse anche Banchi qui protesta perché c'era un fallo, che è il mio modo di vedere, sulla partenza dello stesso Lamb, la smanacciata proprio di Chappell, andare a cercare il pallone. Ovviamente un po' a... ovviamente creato danno, è stato bravo Lamb a trovare l'equilibrio giusto a segnare, per poter segnare quel tiro, però nel mio modo di vedere c'era fallo sulla sua partenza. Zanelli manda a bersaglio il tiro libero assegnato per fallo tecnico, fischiato proprio a coach Luca Banchi. Allora sono 7 le lunghezze di distanza che separano le due squadre, con coach Frank Vitucci che probabilmente dà un'altra occasione a Ricky Visconti dopo quella offerta nel primo tempo. Il numero 9 più inquadrato l'aveva ripagato con due falli in rapidissima successione venendo richiamato, mentre si prende un po' di meritato riposo Jeremy Cerri. Sì, insomma, le energie ne ha messe, ovviamente non si può giocare con quel dispendio per tutta la partita, bisogna riposarsi un po'.
Visconti col primo possesso di questa sua ripresa, però Brindisi decide ovviamente di sfruttare il gioco spalla canestro di Nick Perkins e adesso arriva la bomba del numero 9, si sblocca allora anche Ricky Visconti, infatti meno 4 a livello di punti provvisori. È entrato ghiacciato e già bollente, prima palla presa, primo tiro, 3 punti per lui, specialità della casa. Ricky Visconti che giovanissimo, lo ricordiamo, con le under della nazionale fare davvero disastri a livello di produzione offensiva da ottenere alto di 6,75, che giocata e che taglio doctor da parte di Demetrio, che poi però si mangia letteralmente il reverse e allora Pizzi è già dall'altra parte di tocco di Perkins, perfetto per Gasparri, che assorbe il contatto ma è sfortunato e non trova il canestro. Sì, canestro mangiato da parte di Demetrio, poi anche buonissimo il ritorno in difesa, la verticalità e il fatto anche di buttare fuori una palla che sembrava destinata a entrare a canestro. C'è partita anche per Goran Kamara, ci sono 9 secondi circa di discrepanza tra i due cronometri, si va a prendere un fallo da Ron Lamb per la disperazione e probabilmente anche tutt'altro che esserne convinto del fallo di Nick Perkins. Perkins deve tenere uno contro uno, l'avversario molto più veloce di lui, qui la panzata, diciamo, pettata è abbastanza anche evidente il ritardo nel contenere il numero 20 della Carpegna Prosciutto. Ma il primo fallo per lui, nulla di preoccupante ovviamente per Pitucci né per lo stesso Perkins. Era davvero più difficile contenere il primo passo in accelerazione di Donovan, che anche lui è salito in due cifre a livello di produzione offensiva personale, già a quota 12, con questo tiro libero sale a 13, davvero ha fatto e come la differenza in questo terzo quarto, vanificando sostanzialmente il gran lavoro a rimbalzo offensivo dell'Happy Casa e dando spettacolo anche a livello di penetrazioni. Sì, davvero, sul uno contro uno anche a resistere a contatti a volte non fischiati, alla fine mettere punti decisivi e importanti, intanto il più 6 per la Carpegna Prosciutto a 10 secondi dalla fine. L'ultimo possesso a disposizione di Brindisi, Zanelli che si scontra due volte con due avversari diversi, stanno per scadere i 24 a disposizione, Tariq Jones stoppa letteralmente la tripla di Nick Perkins e poi tampone, prova la magata col tiro da oltre l'arco di 6,75, non va però a bersaglio, allora si chiude sul 60 a 66 il terzo quarto in favore della Carpegna Prosciutto Pesaro. Chiude il quarto con uno squillo in difesa, quasi il recupero, stoppata e quasi la bomba da metà campo. Grandissima di prova difensiva della Carpegna in questo momento. E allora con i 20 punti di Lucio Redivo e i 17 di Nick Perkins noi ci godiamo le giocate di questo terzo quarto. Amici, amici, ben ritrovati dal Pala Pentasuglia, 66 Carpegna Prosciutto Pesaro, 60 Happy Casa Brindisi, dopo 30 minuti di una sfida davvero, davvero equilibrata ed interessante. Questo il confronto statistico, se da una parte spiccano il dominio a rimbalzo offensivo per i padroni di casa 9-2, dall'altra parte le ottime percentuali, soprattutto da due punti per la Carpegna Prosciutto Pesaro, 61%. Menego, che ultimo quarto dei tempi regolamentari, salvo ovviamente overtime, ti aspetti? Ma insomma, la reazione da parte di Brindisi, la voglia ovviamente di aumentare il numero di giri sia in attacco che in difesa, di velocizzare, di poter andare di più in transizione, di poter liberare il proprio istinto
offensivo e dall'altra parte ovviamente ancora più concentrazione nella metà campo difensiva della Carpegna Prosciutto, che sta comunque attaccando sempre con grande equilibrio proprio per far lavorare la difesa di Vincucci e per impedire di recuperare il pallone e andare ovviamente immediatamente dall'altra parte. A proposito di lavoro difensivo, super stoppata di Rafael Gaspardo, e poi cosa tiene vivo Brindisi a livello di possesso? Allora Zanelli può spingere la transizione, giocata che speriamo di rivedere, perché Ricky Visconti ha fatto un salvataggio incredibile, come super è stata la stoppata di Rafael Gaspardo. Vediamo se saprà concretizzare anche in attacco. Si prende la linea di fondo Gaspardo, che poi tira sulla testa di un avversario, non va però a bersaglio, e Derrick Jones concretizza il rimbalzo. Bel lavoro difensivo, close out e quindi scelta di schizzo da parte di Matteo Tampone. Nessuno va su di lui, arresta e tiro da tre punti. 3 è meglio che 2 e ha ragione. Più 9 allora, 69-60, e spiccano anche i 31 punti della panchina ospite, e Zanelli qui va a scontrarsi letteralmente sulla direttrice di corsa con Matteo Tampone, che aveva preso posizione benissima, falla in attacco e sfondamento. Al limite, siamo al limite qua, la posizione da parte di Matteo Tampone, la super stoppata di Gaspardo e poi anche il salvataggio di Visconti, mica male. Detto ciò, due giocate importanti per Matteo Tampone, tripla in transizione e poi questa palla recuperata sullo sfondamento. Ora Brindisi deve aumentare il numero di giri in difesa, deve allungare, secondo per Zanetti. Allora vediamo cosa saprà fare la Carpegna Prosciutto per tentare di ampliare ulteriormente le distanze. Davide Moretti con Leonardo Demetrio, Doron Lamb, Matteo Tampone e ovviamente Derrick Jones. Si rinnova il duello a distanza molto molto ravvicinata con Nick Perkins, il quale adesso accetta il cambio, show profondo proprio su Matteo Tampone, rimane con lui, lo ostacola a dover alzare la parabola, sbaglia il tiro, ma che show difensivo da parte di Nick Perkins. Lasciano la palla a Tampone, non la fanno circolare, Tampone deve prendersi la responsabilità, e qui deve essere bravo lui a segnare. Si capitalizza la scelta del playmaker di peso. Coach Vitucci che dà ovviamente fiducia a Ricky Visconti in ritmo dopo la tripla realizzata pochi minuti fa. Quindi Perkins, a proposito di triple, arma la mano di Alessandro Zanelli, tiratore mortifero da oltre l'arco. Ancora un gran lavoro a rimbalzo offensivo, ancora una volta Mattia Udom. Siamo al 10° rimbalzo offensivo per l'Epi Casa. Ovviamente situazione di mismatch, bravo anche Tampone a cercare di spingere o di tagliare fuori Mattia Udom, e poi saggiamente tiene un braccio alzato e fa notare all'arbitro che l'altro è stato agganciato dal numero 15 di peso. Ricky Visconti riceve e spara, questa non la manda a bersaglio, sfortunato perché la palla per un attimo sembra poter entrare. Zanelli, altro ennesimo rimbalzo offensivo, poi grandissima la lettura, l'assist per Mattia Udom, altro tiro sbagliato, ma nuovamente solo maglie bianco-blu a rimbalzo, e allora sta facendo la differenza ancora una volta e continuando a farla Brindisi a rimbalzo offensivo. Perkins tira letteralmente sulla testa di Terry Jones, batte il canestro buono e anche viaggio in lunetta ulteriore. Incredibile, davvero. Più gli stai addosso, più lo meni, gli metti, lo spingi, lo tocchi e più riesci a trovare l'equilibrio e buttare dentro la palla. Guarda qui che lavoro che fa anche Johnson su di lui, il braccio poi si abbassa anche ingenuamente sull'avambraccio. Perkins continua il proprio movimento, frustata finale vincente. Altro potenziale gioco da tre punti da portare a casa. E così è, lo spin lo aiuta. Concretizza allora il 2-1 e Pesaro è avanti solo di 6 lunghezze. Adesso inerzia che sembra un po' passata nelle mani dell'Epi Casa, vediamo come saprà replicare la squadra di coach Luca Banchi con Davide Moretti che si affida a Doron Lamb, aspetta il blocco di Derrick Jones che poi rolla a profondo, su di lui rimane Gaspardo mentre accetta il cambio difensivo Nick Perkins. Moretti si prende la tripla, non la manda a bersaglio, ma anche qui gran lavoro in taglia fuori da parte di Brindisi, poi però lotta Leonardo Demetrio, il possesso dovrebbe rimanere a disposizione dei padroni di casa. Sì, perché Demetrio mette il piede fuori dal campo mentre tocca il pallone e la rimessa viene assegnata immediatamente all'Epi Casa. Qui grande lotta a rimbalzo e esce dal campo, ci tuffa per cercare di prendere la palla ma è già fuori e guarda un po' chi rientra. Aspettato il momento giusto Frank Vitucci per rimettere in campo il potenziale MVP dell'incontro. Assolutamente, 20 punti e 3 assist per Lucio Redivo. Dall'altra parte 20 anche per Nick Perkins, il quale aggiunge 5 rimbalzi. Redivo certo non si fa pregare nel prendere e mandare a bersaglio la bomba che ricuce ulteriormente le distanze. Coach Banchi ha probabilmente visto troppo e chiama prontamente timeout. Forse anche a richiamare i propri giocatori. Allora, questo signore qua aveva 3 su 3 da 3 punti, anzi 4 su 4 da 3 punti credo prima di questo tiro, no, 3 su 3 prima di questo tiro.
non possiamo lasciarlo libero, anche perché ogni volta che Vitucci mette dentro un esterno il primo pallone che prendono e tirano da tre punti, segnano. Vedi Riccardino Visconti, vedi adesso Redivio, usa molto bene il blocco di Perkins, gioca senza palla, resta il tiro comodo e meno tre per l'Epic Art. Mone si lamenta col compagno di squadra per avergli chiamato il blocco, ma si è fatto un po' fregare dall'accelerazione, un po' attento su quella giocata. Bravo Redivio, ovviamente, 23 punti per noi. Nuovo che dirà in Serie A per Lucio Redivo, che sta tirando con 75% da 2, 100% 4 su 4 da 3, 5 su 7 ai tiri liberi, 2 rimbalzi, 3 assist. Praticamente manca solo che pulisca il palazzetto dopo la partita e ha fatto tutto ciò che poteva fare stasera. Questa è la grafica invece di quelli che sono i migliori realizzatori da ambo le parti per Pesaro, i 14 a testa della coppia Doron Lamb e Tyler Larson, ma i 10 anche di Simone Zanotti. Dall'altra parte due giocatori oltre quota 20, Nick Perkins a 20 appunto e Lucio Redivo, MVP e miglior marcatore a mani basse finora in questo match, che però ha ancora tanto da mostrarci. Con la rimessa affidata a Tyler Larson, insieme a lui Leonardo Demetrio e Davide Moretti, adesso fa anche fatica un po' a uscire dalla pressa a tutto campo la Carpegna Prosciutto Pesaro. Gran lavoro e dispendio di energia per Mattia Udom, che poi ritorna prontamente nella sua posizione. Doron Lamb riceve il consegnato da parte di Davide Moretti, altro show impressionante di Nick Perkins. Moretti qua però davvero troppo solo, non punisce pur essendo liberissimo. Gran rimbalzo offensivo di Demetrio, ancora grande lavoro da parte di Mattia Udom in fase di non possesso, poi vola per le terre Doron Lamb, richiama anche l'attenzione degli arbitri. Larson vuole andare a giocarsi l'uno contro uno, spazza via Mattia Udom, si porta a casa due tiri liberi. Udom usa parecchia energia anche in difesa su Demetrio, era bello aggressivo, ha rischiato più volte, gli finisce fischiato una penalità, gli commette l'errore ovviamente di saltare sulla finta di Larson. Bravo a invogliare proprio il numero 22 a perdere l'uso del proprio equilibrio, ovvero perdere il baricentro, perdere l'equilibrio e saltare addosso ovviamente allo stesso Larson. E poi a incrociare, aspettare il momento giusto per portare a casa il fallo. 0 su 2 per Moretti da 3 nelle ultime due conclusioni. Cambio per lui un po' abbacchiato proprio per questi due errori. Sapeva dell'importanza di quei due tiri. Però la partita è ancora lunga e ci sarà tempo ovviamente per potersi rifare. Vediamo i due tiri liberi di Tyler Larson, 14 punti e un assist fin qui, lui che è il miglior realizzatore della Carpegna Prosciutto, manda a bersaglio il primo a sua disposizione. Allora nuovo più 4, la squadra del appena inquadrato coach Luca Banchi, squadra del Jack, la mischia anche Carlos Delfino. 2 su 2 per il numero 55 a cronometro fermo. E allora Zanelli che può spingere il nuovo possesso, differenza enorme a livello di percentuali dalla linea della carità, 60% per Brindisi, 100% invece per Pesaro. Qui Redivo perde per un attimo la maniglia, probabilmente non ha modo di arrivare fino al ferro, poi però trova perfetto l'assist per Nick Perkins, sul quale spende il fallo in evidente mismatch fisico Tyler Larson. Secondo l'arbitro c'è continuità di movimento per Perkins, ma il fallo lo commette male. Ma anche se effettivamente la palla era sopra le spalle e lì c'è stato il contatto da parte di Larson, poi da lì Perkins inizia il movimento per andare a canestro. Sono due tiri liberi, anche scommettono sulla serata poco felice da parte di Nick Perkins in lunetta. 4 su 7 con questo errore, però siamo già a 20 punti per lui. Che gli vuoi dire? Sta facendo davvero tutto. Segno, forse tu ci magari metti dentro tutti i tiri liberi che ti danno a disposizione. Unico appunto che si può fare un'altra serata in cattedra per Nick Perkins. Pesaro per tentare di allungare dal più 4 in cui si trova Larson per Carlitos Delfino, ha ritrovato il parquet del Cavesa, non si è ancora visto tanto se non una tripla nel primo tempo. Stanno facendo la differenza i compagni, tra cui Doron Lamb, che continua davvero ad abbagliare con le sue penetrazioni in uno contro uno. 16 punti per lui. Questo è riuscito bene, esce molto bene dal blocco, gioca contro la difesa che ha di fronte, trova la palla sul fine del passaggio. E questo Menego? Meraviglioso, passa tutta la difesa, lasciano l'avversario più pericoloso libero in mezzo all'area. E Banchi si segnerà anche questo, un bel allenamento lì. Ricordate quel passaggino lì? Adesso ci lavoriamo su. Lucio Redivo davvero MVP
per distacco, anche se la sua squadra si trova ancora sotto di 4 lunghezze, 69 per casa Brindisi, 73 Carpegna, Prosciutto, Pesaro, che qui prova a prendersi il fadeaway con Carlitos Delfino, non va a bersaglio, rimbalzone di Visconti che poi prova a spingere lui stesso la transizione. Il pubblico vorrebbe un nuovo antisportivo, questo è semplicemente fallo di gioco da parte di Daron Lem. Lo fa male perché va a travolgere l'avversario. Insomma, qui l'intenzione di giocare la palla non sembra ci sia. Qui la giocata splendida di Redivo, tiene il piede perno e esce dal raddoppio in una maniera perfetta e trova Perkins per una signora schiacciata. E qui Lembra, al posto di allungare il braccio, fa vedere che va a giocare la palla, si butta contro Visconti per gli arbitri, per palla normale, non c'è bisogno dell'instant replay. Redivo tiene vivo il palleggio, poi si prende un altro arresto e tiro, questo non lo manda a bersaglio, probabilmente sarebbe crollato di entusiasmo il pala Pentastuglia per un'altra giocata micidiale del proprio numero 12. Davvero sta facendo la differenza a 360 gradi, Visconti si schianta sul blocco di Derek Jones, poi non ritrova Daron Lamb, rimangono a terra due giocatori, non vorrei che Ale Zanelli si fosse fatto tremendamente male visto che viene fermato il gioco per un fallo speso su Visconti. Ma probabilmente si dovrà andare a vedere anche la situazione del numero 6 dell'Happy Casa, poi si rialza prontamente, meno male, tiriamo un sospiro di sollievo anche noi. Problema al ginocchio sinistro per Alessandro Zanelli, andiamo a vedere qui, incrocia Redivo nel seguire Delfino, va a picchiare contro il ginocchio dello stesso Alessandro, il quale è spaventato e molto dolorante perché penso che gli abbia tirato una bella ginocchiata. Ai ai ai. Speriamo nulla di grave per Alessandro, davvero, che sembra abbastanza preoccupato per la situazione del suo ginocchio. Instabile. Speriamo davvero sia solo una botta e nulla di più. Intanto Ricky Visconti col primo tiro libero a disposizione, 1 su 4 dal campo, e davvero queste sono immagini che non fanno presagire nulla di buono. Speriamo che per Ale Zanelli non sia assolutamente nulla, se non una tremenda botta e al massimo una distorsione, anche se la sua faccia lascia presagire tutt'altro. Sbaglia il secondo personale a sua disposizione, Ricky Visconti, poi rumoreggia il pubblico del Pentastuglia perché Matteo Udo aveva lavorato ancora una volta molto bene al rimbalzo offensivo, poi però era stata letteralmente cacciata via dalle mani la sfera, 10 a 7 tutti realizzati nel quarto in favore dell'Happy Casa, che però si trova a dover rincorrere un possesso pieno di distanza. Lamb vuole giocarsi lui l'uno contro uno sul quarto di campo, poi va da Demetrio ancora per il numero 20, stanno proprio a scadere i secondi, deve tirare in emergenza, lavorone difensivo da parte di Nick Perkins che poi si lancia in campo aperto e ne scrive altri due, allora abbiamo nuovamente una partita apertissima. Altro timeout per Luca Banchi. Insomma, in queste situazioni un po' di indecisione, nessuno vuole prendersi la responsabilità di attaccare uno contro uno per la Carpegna Prosciutto, e Perkins è bravo a stare davanti e non abboccare, allungare il braccio nel momento giusto, poi andare fino in fondo, insomma, aspettare anche l'indecisione di Delfino, il quale non vuole commettere fallo, vuole cercare la giocata di furbizia ed esperienza, perché se è più bravo di lui a mettere dentro il meno uno. Anche si gioca il penultimo time out della partita, perché c'è poca, è finita un po' la fluidità in attacco. Brindisi ha iniziato a difendere bene, a trovare la capacità di contenere le iniziative nell'uno contro uno, e sono calate anche ovviamente le percentuali per la squadra dello stesso Banchi. Ora ci vorrà tutto il talento e l'estro dei propri fuoriclasse. E certo, anche difese un po' meno morbide di quella di Delfino nell'ultima situazione, ok, non voler regalare fallo. Però ti dico, Menico, nella pallavolo esiste difesa pancake, quando vai col dorso della mano sul pallonetto, questa è difesa cheesecake, da quanto è morbida, perché proprio non ci prova nemmeno lui. E sai, poi c'è anche l'esperienza. In questo caso Delfino ha detto, va bene, gli faccio fare un canestro difficile, tra virgolette, da due, e non gli regalo anche il tiro libero, perché certo, le possibilità di fermarle erano minime. Poteva giocarsela meglio, forse, a cercare di portare a casa un palo di sfondamento, però era in ritardo, quindi ha preferito complicare la vita. Intanto continua la preoccupazione per Alessandro Zanelli per il suo ginocchio, davvero è brutto vederlo così, mani sul volto, tegola che non ci voleva per coach Frank Vitucci. Con la sua squadra sta reagendo molto bene nonostante l'uscita del proprio numero 6. Dimitri riceve, vuole servire Carlos Delfino, che ovviamente sul parquet può fare letteralmente quello che vuole, anche non difendere in certe situazioni data la sua elevatissima classe. Qui si prende una tripla, la manda però lunghissima, allora a rimbalzo meglio di tutti Visconti, che poi subisce anche il fallo e carica tutto il palazzetto. Che taglia fuori, credo anche il quinto fallo di Sanford, che deve andare a sedersi in panchina. Andiamo a rivedere il taglia fuori di Visconti contro Demetrio, ma come lavora bene col corpo senza usare le braccia, tiene lontano l'avversario, poi si gasa in
giustamente, perché ha fatto un signor tagliafuori, quinto fallo per sé. Quanto sfortunato è Vince Sanford, cioè stava semplicemente tornando indietro, Ricky stava già un po' in caduta libera, diciamo, lui semplicemente lo tocca pochissimo, esatto, e si prende il quinto fallo per la disperazione, non l'ha preso per nulla bene. No, adesso non deve neanche complicare la vita del suo compagno di squadra andando avanti con le proteste, altrimenti può arrivare anche un fallo tecnico. Sarebbe davvero anche una beffa per lui. Tra l'altro, nuovo giro di IRS, stavolta non voglio sperare, non per aumentare la gravità del fallo, ma per andare a rivedere magari discrepanze a livello di cronometri. Ah no, semplicemente... Ok. E allora vediamo se a cronometro fermo Visconti saprà firmare la parità e magari ridare anche vantaggio alla sua squadra. Intanto il primo lo manda a bersaglio e allora nuova parità, quota 73, quando mancano 4.09 da giocare. Davvero queste sono immagini che ci fanno male al cuore, perché Rezzanelli continua a tenersi le mani sul volto dopo il brutto colpo subito a livello molto molto fortuito dal compagno Lucio Redivo. Intanto fa 2 su 2 a cronometro fermo Ricky Visconti, allora 74-73, adesso è salito in cattedra anche il numero 9 dell'Appitasa, che sta risultando fondamentale con grandi giocate non solo offensive. La risposta di Pesaro affidata come sempre alle penetrazioni di Daron Lamb, il quale alza la parabola e va a lucrare 2 tiri liberi. Anche qui un po' di difficoltà per l'attacco di Pesaro per andare a trovare una buona soluzione di tiro. Viene fuori tutto il talento da parte di Doron Lamb, quale poi si lamenta finalmente alla fine: me ne avete fischiato uno su tutte le mie iniziative, è arrivato un fischio. Ovviamente il punto di vista dell'attaccante della Carpegna Prosciutto, fondamentali per ritrovare il piglio positivo per rimettere la testa. Buono il primo a sua disposizione, un Doron Lamb che arriva a quota 17 e quindi eguaglia il proprio primato personale di stagione stabilito nello scorso turno contro la Montels Reggio Emilia. Vediamo se saprà migliorarlo con il secondo tiro libero a disposizione. Così è, quota 18, e tra l'altro nuovo più uno per la formazione del più inquadrato coach Luca Banchi, che adesso deve difendere una sola lunghezza di distanza, 75-74. Josh Perkins chiamato a un salto di qualità e non solo ad affidarsi a Lucio Redivo. Adesso in possesso vorrebbe giocare a due con Nick Perkins, il consegnato per Redivo, gli sfugge la palla dalle mani, palla persa per la Picasa. L'idea di attaccare immediatamente quella linea di fondo lasciata un po' libera dalla Carpegna Prosciutto fa velocizzare il tentativo di prendere la palla, decima persa per la Picasa, possibilità per la Carpegna di aumentare, di ritornare a aumentare il proprio vantaggio. Doron Lamb è sempre lui il faro, il go-to guy offensivo della Carpegna Prosciutto Pesaro, perché gioca praticamente tutti i possessi a disposizione della sua squadra. Qui il consegnato di Jones, il quale non guarda nemmeno il ferro, Lamb vuole esplorare la linea di fondo, la pesta però, e allora fate 8 per le palle perse da parte della Carpegna Prosciutto Pesaro. Attacco prevedibile, rimasto su un quarto di campo, merito del cambio anche difensivo da parte dell'Epicasa. Qui Perkins è bravo a stare con lo stesso Lamb, il quale va a pestare la linea di fondo col piede sinistro, persa e ripersa da una parte. Davvero palle perse che adesso stanno caratterizzando un po' questa fase di frazione. Qui Perkins prova uno scarico immaginifico per l'altro Perkins, Nick, il quale comunque tiene vivo il possesso e poi esplora l'uno contro uno spalla canestro su Tariq Jones, immobile, non invade il cilindro, arriva però Mattia Antonio, il quale tira la bomba dalla punta. Che freddezza per il numero 20. A 3 secondi dalla fine dell'azione si ritrova con la palla in mano, dice: ma sì, io la metto, io non ci provo. Bravissimo Mattia. La risposta di Pesaro col gioco a 2, in cui Jones è rollante e va a prendersi anche 2 tiri liberi per il fallo speso dallo stesso numero 22 qui inquadrato. Diventa difficile andare a fermare Tariq Johnson a quell'altezza, resto fortissimo. Poi si vuole allungare per andare a appoggiare la palla con la mano sinistra. Qui la giocata di Mattia Udon. Perkins si gira, non vuole andare più il canestro. Dice: ok, sarò il mio compagno di squadra. Zanotti è anche lì perché la mano è alzata. Il bravo Mattia Udon senza star per dire troppo poco. Questa è la donna, che è una grandina. Nick Perkins, che tra l'altro ha raggiunto il terzo assist personale di serata, ma è anche in odore di Terry Raig a livello di produzione offensiva, mentre sono 3 i falli per Mattia Udom e 11 i punti per il numero 22. Tariq Jones ha mandato a bersaglio il primo, manda a bersaglio anche il secondo, e allora nuova parità a quota 77 quando mancano 2.39 al termine di questi
tempi regolamentari, salvo ovviamente overtime, continua la perfezione della Carpegna prosciutto ai tiri liberi, 100%, 19 su 19, 16 su 26 invece per Brindisi, che prova qui a forzare ulteriormente con Lucio Redivo, non va però a bersaglio la tripla del numero 12. Moratti vuole rallentare il ritmo, non se la sente di andare via veloce dall'altra parte. E fa la chiamata. Perfetto il roll da parte di Jones, il quale poi spara letteralmente la sfera addosso a Nick Perkins. E allora saranno 9 secondi a disposizione dopo la rimessa per la VL Pesaro. Jones ha visto il taglio sul linea di fondo da parte di Larson e ovviamente voleva servirlo. Però il passaggio è talmente forte che finisce direttamente, ovviamente rimbalzando su un difensore, finisce subito oltre la linea di fondo. Stesso Jones, perfetto il dai e vai con Larson, il quale si appoggia in reverse al vetro, ne scrive altri due. E allora mini break di 4-0 per la Carpegna Prosciutto, che ritrova il vantaggio a quota 79-77. Taylor Larson arriva a 18 con 6 su 9 dal campo. Kim Perkins va a forzare un po' la conclusione, ancora grande voce a rimbalzo offensivo. Tanti rimbalzi offensivi, ancora al 13esimo questo per la 13-14 per Beppi Casa. Perkins addirittura riesce a portare a casa il fallo da giocata con il potenziale 3 punti in arrivo. In uno dei momenti più importanti della sfida, probabilmente il giocatore che meno ti aspetti vedendo quanto aveva dato finora, anche perché non aveva trovato punti, era fermo a 4-3 assist, lui che è il quarto assist man del campionato, ma qui si inventa davvero, alzando la parabola e potenziale gioco da 3 punti, per una giocata di capitale importanza che vale non solo la parità, ma sblocca anche e chiude il parziale della Carpegna Prosciutto. Altro rimbalzo offensivo per l'Happy Casa, che adesso può tentare di allungare dopo aver ritrovato la parità. Riceve ancora Josh Perkins, stanno proprio a scadere i secondi, 5 per chiudere il possesso, si va da Nick Perkins, 1-4 per chiuderlo, tira sulla testa di un avversario, ennesimo rimbalzo offensivo, che lavoro da parte di Chapel. Udom, finta di passaggio, poi tripla dalla punta, un'altra, ennesima avversario, sì, neanche al minuto di Mattia, grande, grande giocata. La stessa posizione, ma il lavoro in rimbalzo d'attacco dell'Epicasa è fantastico. Anche per i giocatori più piccoli riesce ad andare a recuperare il pallone e avere ovviamente un'altra possibilità per potersi. 1-18 al termine di questi tempi regolamentari, Zanotti risponde. Che classe, che giocata di Simone Zanotti. Non dichiarata, dice calmi, non l'ho dichiarata, però vale sempre 3. Che risposta da parte di Simone Zanotti. 13 per lui. E 3 su 3 da oltre anche 6-75, 82 pari, squadre che stanno dando adesso vita a un bello bellissimo a distanza anche da oltre l'arco dei 6-75. Perkins vuole invece esplorare la penetrazione, poi si ferma, chiude il palleggio, va da Chapel. Adesso Nick Perkins, su di lui Zanotti che spinge anche lontano canestro, fate però altri due di nuovo carriera in Serie A per Nick Perkins. Tutti preoccupati ovviamente per il tiro da 3 punti, c'è circolazione di palla, si arriva lì in uno spasso, 1-1, Zanotti non riesce a limitarlo centralmente, arriva un semigancio con la sinistra. E dall'altra parte Jones, che per un attimo perde la maniglia e poi cosa ti tira fuori dal cilindro? Bravo a stare lì, a essere pronto a correggere il proprio errore al volo in schiacciata. Che coinvolgono in questa situazione è la scelta migliore. Anche qui aumentata la pressione difensiva, la scelta immediata nel scaricare il pallone a rollante si è rivelata vincente. Che schiacciata, che bravo. Ti do una notizia, Menego, mancano 40 secondi scarsi più o meno, se non ho visto male. Derrick Jones è 10 punti e 9 rimbalzi, non dovesse conquistarlo, vedi, dopo una striscia di 4 doppie doppie consecutive si chiuderebbe così probabilmente una delle più lunghe in questa stagione. Invece è in doppia doppia Mattia Udom, 14 e 10 rimbalzi, di cui 5 offensivi, numeri devastanti per Mattia Udom. Partitissima, guarda. Si sta candidando, per dovesse l'Epi Casa portare a casa la partita, anche a MVP dell'incontro, perché le sue triple, quelle due triple lì ovviamente hanno dato una mano incredibile alla squadra, più tutto il lavoro al rimbalzo, il lavoro fatto in difesa, 5 in attacco e 5 in difesa, di rimbalzi per Mattia Udom, è stata sicuramente una signora partita. Andiamo a vedere poi il signor Perkins, ne ha messi 27 con 11 su 19. E qui questa è la finta, fa saltare Larson, dice guarda che adesso la ribalta, invece poi mette a posto, prende la mira, mostra che ha anche gli attributi, mette dentro questa tripla qui sullo scarico di Perkins. Ovviamente da lì la sua mattonella, la mattonella Mattia Udo, però guidando l'Epicasa al tentativo di portare a casa la vittoria.
Eh sì, 4 su 5 da oltre l'arco, tra l'altro lui 22 di valutazione, Nick Perkins 25, Lucio Redivo 27, ma adesso 37 secondi e 9 decimi, perfetta parità a quota 84, qui rimessa tutt'altro che ben eseguita da parte di Chappell, scappa via in contropiede Tyreek Jones e firma un canestro di capitale importanza. Jones protagonista nel finale, quella schiacciata al volo e questo anticipo fatto benissimo, aspetta il momento giusto, si allunga come un ghepardo, va a schiacciare dall'altra parte. Vuole giocare ovviamente ancora una volta per Nick Perkins, su di lui spende un fallo e si arrangia come può Tyreek Jones, saranno allora due tiri liberi per il quinquadrato numero 33 perché Pesaro ha esaurito abbondantemente da tempo il bonus palli. Rimane dietro, diventa difficile poi lavorare in questo modo, il passaggio di Chappell è troppo prevedibile, Perkins va un po' senza troppa energia verso il pallone, lascia il corridoio, poi la dedica dopo la schiacciata alla telecamera da parte di Tyreek Jones. 5 su 9 questa sera per Perkins, questo errore pesantissimo. Vediamo se saprà fare meglio, non c'è peraltro discrepanza tra il cronometro di gara e quello dei 24 perché sono 24 secondi spaccati quelli che rimangono sul cronometro. Sbaglia anche il secondo, ma per un attimo non c'è un altro rimbalzo offensivo, c'è invece per notizia la doppia di Tyreek Jones, c'è anche il fallo subito dallo stesso numero 88 e allora davvero altra giocata fondamentale di Tyreek Jones. E noi abbiamo parlato del potenziale MVP di Pesaro, della Carpegna Prosciutto, questo signore ovviamente potrebbe essere l'MVP della partita nel caso in cui Pesaro dovesse portare a casa la gara, le giocate nel finale, la presenza, il lavoro anche su Perkins a cercare di limitarlo, poi Perkins è stato bravissimo a segnare. Però un'altra doppia doppia, la quinta consecutiva, non è per niente male. Lo stesso anche Larson con 18 punti potrebbe essere potenziale MVP con lo stesso buon momento. Vediamo il finale nelle ultime azioni a chi a segnare il titolo di MVP dell'incontro. Tra l'altro un Tyreek Jones che non trema neppure a cronometro fermo, davvero. Perché che meccanica anche, che solidità dalla lunetta. 2 su 2, perfetto. Allora, possesso pieno di vantaggio per la formazione ospite del quinquadrato coach Luca Banchi e ovviamente timeout chiamato probabilmente da Frank Vitucci per disegnare una rimessa e tentare di portare via qualche punto agli ospiti. 4 punti di vantaggio in 20 secondi. Insomma, abbiamo visto settimana scorsa Brindisi era più 10 a 30 secondi dalla fine, 31 secondi dalla fine, è andata a supplementare. Disattenzione pazzesca. C'è il potenziale ovviamente per poter fare... C'è tempo e talento per poter andare a riprendere la partita. Ovviamente sarà tutto nell'attenzione difensiva di Pesaro, fare le scelte giuste, non farsi fregare ovviamente da questo timeout di Vitucci che avrà sicuramente disegnato qualcosa di speciale per arrivare a un tiro rapido, per avere ancora tempo per commettere fallo e per tenere viva la partita. Fossi Luca Banchi, chiami fallo? Per segnare, per commettere fallo e per tenere viva la partita. Dipende, poi bisogna anche stare attenti anche a come si commette fallo, ricordiamo che negli ultimi due minuti se commetti fallo a gioco fermo è antisportivo, quindi c'è possibilità di dare due tiri liberi, rimessa anche laterale, quindi di commettere un patatrack tremendo. Ora vediamo un po' la scelta, tanto l'avanzamento nella metà campo offensiva per guadagnare tempo e poi vediamo un po' cosa ha disegnato Frank Vitucci. A Milano sceglieva sempre e comunque di difendere, poi 4 lunghezze di vantaggio, più 4. Fai bene a giocartela, intanto rimessa di Visconti, riceve Chappell che si inventa un canestro devastante, che giocata di Chappell, adesso a tutto campo la difesa di Brindisi, il recupero da parte di Udom che va nell'angolo per Redivo, ha un piede sull'arco di 6,75, non punisce da oltre l'arco e rimbalzone da parte di Doron Lamb, ma che cosa stava combinando Pesaro qui? Non ho capito se era Delfino a fare quel passaggio buttato dietro la schiena. Banchi è in momenti sviene, è riuscito a chiamare time out e Lamb prende il rimbalzo più importante di tutta la partita dopo aver concesso una marea di rimbalzi in attacco all'Happy Casa. Brivido perché si stava concretizzando davvero la possibilità di avere la palla per andare sul più uno. Ora Lamb ha la palla per chiudere la partita. Pesaro che continua anche con fortuna, con Ferre Tabellone, continua nella perfezione al tiro libero. Quanto sta facendo la differenza il fatto di aver infilato 22 tiri liberi su 22 in una partita che è a 86-89 a 10 secondi dalla fine. Dall'altra parte grande rammarico perché 16 su 29 liberi. Guarda quanti punti ha lasciato di Brindisi dalla linea del tiro libero.
Allora fate 90, perché Pesaro fa 2 su 2, un altro 2 su 2 con Daron Lamb, il quale arriva a 8 su 8 personali con 20 punti, 4 rimbalzi e 16 di valutazione. Adesso ovviamente vuole giocare col cronometro Pesaro, vuole invece attaccare prontamente Brindisi, che trova la bomba con Josh Perkins. E allora 90-89 con 4 secondi e 5 decimi. L'uomo che non ti aspetti è mancato per quasi tutta la partita. Ti infila una tripla che può cambiare volto a questo match. Anche in difesa qui non se la sente ovviamente Lamb di stare vicino a Perkins per non rischiare il potenziale 3+1. Poco da dire. Guarda qui quanto spazio ha Redivo per mettere la tripla del più 1. Poi Mattia Udom non riesce a arrivare su quel rimbalzo in attacco. Sarebbe stato il suo 11° rimbalzo. Avrebbe dato ancora possibilità ovviamente alla sua squadra di vincere. Invece Lamb strappa via quel pallone pesantissimo. Ora Banchi chiama a 4 secondi e mezzo da far trascorrere per portare a casa la partita. Avanzerà sicuramente, andrà dall'altra parte. La cosa importante per la Carpegna Prosciutto è mettere in campo il pallone, soprattutto nelle mani di un buonissimo tiratore di liberi. È vero che stasera hanno tutti il 100%, però insomma, diventerebbero poi i tiri liberi più pesanti dell'incontro. Ah sì, stasera vedendo come stanno andando ovviamente potresti praticamente affidarla a chiunque. Ti dico solo Carlitos Delfino 91% in stagione, Matteo Tambone, che però presumibilmente non sarà nel quintetto che rientrerà sul parquet, 90%, e Donald Lamb era prima di stasera 50%, adesso è 8 su 8 e non ha lasciato sul ferro neppure uno. E vedi il 50% lì, stasera 8 su 8 e poi no, allora, le percentuali contano e parecchio, perché sono un buonissimo tiratore di liberi. Poi ci sono anche le situazioni dove il pallone pesa un po' di più, le situazioni ambientali, ti dico la latitudine, il sole in faccia, la corrente d'aria, chi fischia più forte, sono tutte situazioni che poi lasciano, le situazioni di giornata si chiamano così, no? Ora vediamo un po' intanto la rimessa che ha disegnato il Babacco. 4 secondi e 5 decimi, rimessa affidata alle mani di Lamb, riceve Carlos Delfino, scusate, Davide Moretti, e si va ovviamente a spendere fallo su di lui per impedirgli una costruzione di un tiro che potrebbe fare decisamente male. Allora, due tiri liberi a disposizione di Davide Moretti. E qua non se la sente Moretti di ridare la palla a Lamb, sostanzialmente se l'avrebbe fatto passare ulteriore tempo sarebbe stata la possibilità di... Tanto Moretti qui sbaglia il primo. Sembra che l'abbiamo gufata, però in realtà no, non gufata, però insomma in quelle situazioni lì se non vengono a fare fallo la fai girare e la partita finita. È la regola del telecronista questa, Menego, tu lo sai meglio di me. 89-91 in emergenza Josh Perkins, per un attimo non infila una tripla che sarebbe stata irreale, e allora finisce con la Carpegna Prosciutto che vince questa 13ª giornata di Serie A 2021-2022 espugnando il pala Pentasuglia col finale di 91-89. Sì, brivido alla fine per la Carpegna Prosciutto, perché insomma qui Perkins va vicinissimo, il tabellone lo trova, rimbalza e gira sul ferro. Sarebbe stata una magia fantastica, mani nei capelli per lei, cioè l'abbiamo portata a casa, l'abbiamo spangata. E poi dopo i soliti saluti finali. Però che partita, MVP io lo darei al signor mister doppia doppia. Mattia Udom? Darei a Tyler Larson, scusate, a Tariq Johnson, ho portato a casa la partita. Sì, perdonami. Ho vinto. Lo darei a lui per le giocate nel finale soprattutto. Per non aver mai tremato neppure a cronometro fermo, 4 su 4, 24 su 25, 96% per Pesaro, che qui raccoglie l'applauso dei tifosi presenti al pala Pentasuglia. Davvero, bella partita, entrambe le squadre hanno lottato fino in fondo e Brindisi dimostra ancora una volta di non mollare mai, anche se va sotto nel punteggio, di continuare a lottare, di crederci fino in fondo. Redivo ha avuto la palla del più 1. Non dico sfortuna, merito e bravura da parte di Pesaro, che porta a casa una gran vittoria.